Eccoci qua, buonasera, 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 veramente benvenuti a questa prima puntata delle pagine più belle del retro game, dove andremo a vedere tutta una serie di personaggi, pagine Facebook, Twitch, insomma, un po' in giro per il web che si dedicano al retro game, quindi proprio le più belle, le eccezionali, che ci stanno regalando veramente tante emozioni e dove troviamo veramente tanti elementi di ricordi, tanti elementi che costituiscono il nostro passato, il nostro stupendo passato che abbiamo vissuto negli anni, soprattutto negli anni 80, e poi quello che riguarda sicuramente le nostre generazioni, ma non solo, perché vedo che anche tanti giovani si stanno appassionando veramente in una maniera incredibile a questa mania da retro game. Ebbene sì, questa sera ho l'onore di ospitare per la prima puntata un personaggio eccezionale, è Marco Bergomi, ben arrivato di Commodore VIC20 Italia. Ciao Buonasera a tutti, grazie, grazie, buonasera. Ciao, Marco, allora, ciao. intanto ti dico grazie per aver Grazie a te per accettato l'invito. questo invito, insomma. Per Grazie, questa grazie mille. primissima serata, questa veramente è la prima serata dedicata a tanti protagonisti, insomma, da retro game, di chi veramente mette il proprio tempo nel dedicare, insomma, questa passione che veramente fa piacere a tanti di noi, me compreso, io mi metto probabilmente in prima fila. Idem. Esatto, vedi, vedi, siamo qui proprio per questo, per trasmettere il verbo dell'8-bit che io veramente non riesco a uscire dall'8-bit. Io provo ogni tanto a fare anche del 16, provo anche un po' ogni tanto a fare anche del 32, ma non lo so perché alla fine è un po' come avere un elastico che ti tira dalla schiena e alla Ma fine ti sì, riporta sono sempre lì. macchine affascinanti alla fine, dai. Ti ritorni tutto lì perché avere 64 bit puoi far tutto, non c'è quasi sfida, ecco. Mentre gli 8 bit sono una sfida con te stesso per ottenere l'obiettivo che ti sei prefissato. Esatto. Allora, nel salutare intanto il mitico Cutrone, Enzo Sì, è Cutrone, il mio è collega. il tuo collega, ma io lo conosco benissimo, Enzo. Tu devi sapere che Enzo, insomma, era anche lui un abbonato, insomma, in Gameplay Retro Games World, nel canale privato. E Enzo, io ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscerlo e di invitarlo a una live che feci negli anni 90. Certo, sapevo di questo suo Sa di passato. questo suo passato, sì, Ecco. anche Enzo, insomma, si divertiva anche lui a farci, insomma, delle live o dei registrati, soprattutto dei registrati per quanto riguarda il Commodore VIC20. Insomma, mi ha visto anche lui nei suoi occhi tanta passione e questo veramente fa tutti felici, insomma. Allora, bene Marco, io direi di Dimmi, partire un dimmi po', tutto. insomma, con un po' la tua storia, via. Partire un po' con la tua storia. Cioè, come hai fatto ad arrivare fino a questo Commodore VIC20 Italia, cioè a questa bellissima pagina che noi possiamo trovare su Facebook? Beh, tutto è partito, ma andiamo proprio indietro indietro, eh. Si tratta dei primi anni 80, dove mi hanno regalato il VIC-20. Inizialmente era VIC-20 solo con datasette, niente joystick, quindi tu immaginati VIC-20 e basta. Lì, sai, vedevi i videogiochi in sala giochi e poi ti potevi portare a casa il giochino in cassetta. Infatti la prima volta che ho visto Frogger per me è stato non plus ultra, perché ho detto cavolo, lo vedo in sala giochi, adesso ce l'ho, lo sto giocando a casa mia. Poi sai, mio padre continuava a spingermi, impara a usarlo, non giocare basta, non giocare basta. E, oltre alle cassettine arrivavano anche le riviste e i libri di programmazione, e lì poi sai, un po' la curiosità, un po' la voglia di imparare ad usarlo e non soltanto a giocarci. Ho cominciato a programmare. Dico la verità, il grosso della programmazione l'ho fatto col fratello maggiore, quello che c'ha quel colore un po' ambrato, ecco, diciamo così, che è il fratello Penso del di VIC-20. conoscerlo. Ecco, il biscottone nostro amico I biscottoni, sì, che... avevamo un Ecco, biscottone, diciamo, al cioccolato un biscottone, alla nocciola un biscottone che era alla panna, ecco, esatto, ecco, speziato, quindi via. diciamo che il grosso della mia esperienza l'ho fatta poi lì come programmazione. Poi è iniziato il declino con i PC e vabbè,
Declino. a che, sì, perché poi sai, come ti dicevo prima, quando non eravamo collegati, insomma, non c'è sforzo, non c'è soddisfazione. Non c'è soddisfazione. È troppo facile, forse, è troppo Esatto, cioè, facile. hai tutto, non c'è sfida con te stesso. Quindi, fino a 5 anni fa, che avevo avuto un problema a casa, ho detto, ma perché, scusa, fammi tirare fuori quello che effettivamente mi dava energia, grinta, voglia e così. E ho ritirato fuori il mio VQ20, l'ho riacceso. Ho scoperto il gruppo su Facebook che parlava del VIC-20, appunto Commodore VIC-20 Italia, che è stato fondato da Giuseppe Torrisi. Ho cominciato a postare qua e là e poi mi ha fatto la proposta di diventare amministratore e da qualche anno poi mi ha dato una mano che è entrato Cutrone, Enzo, il mio collega, e adesso lo stiamo portando avanti con dei post giornalieri che riguardano un po' tutto, insomma. Da giochi, software, nuovi sviluppi, programmazione, che io sto portando avanti un po' questa crociata contro, per modo di dire, ci mancherebbe i videogiochi, per spingere la gente a fare qualcosa di attivo e non di passivo. E basta, e siamo qua praticamente a goderci le glorie del passato e soprattutto i nuovi prodotti, perché ne stanno uscendo di nuovi, veramente, veramente interessanti. Stanno uscendo veramente tanti prodotti, sì. Questa qui è Sì. la cosa più bella, diciamo, che possiamo, che alimenta, diciamo, quelle che sono le nostre passioni, i nostri ricordi, e dare ancora nuova benzina e nuovo lustro a queste bellissime macchine. Ma quello che è una tua opinione, tu sei, insomma, programmatore, cioè questa macchina, i confini di questa macchina, quando I verranno confini. sfiorati? Allora, Quando? ogni settimana si dice abbiamo toccato il fondo, siamo arrivati alla fine. Poi basta 2 o 3 giorni in più, abbiamo già superato. Beh, vuoi anche per i nuovi programmi che ci sono in giro, che girano sotto PC praticamente, ti permettono di sfruttare la macchina veramente sotto aspetti che non ti immaginavi qualche anno fa. Men che meno negli anni 80, anche perché se tu guardi un gioco programmato oggi con gli strumenti di oggi e guardi quelli di allora, insomma, ti accorgi di una differenza abissale. Quindi per me l'unico limite è la nostra fantasia, ecco. Poi te lo ripeto, non sono l'unico a pensarlo e a dirlo, soprattutto è una sfida con te stesso. Tu vuoi ottenere un risultato. Sai che la macchina è un 8-bit, sai che non arrivi più di 32K, 37, esagerando proprio, andando a usare tutto quello che puoi usare. Ce la faccio? C'è gente che si fa queste domande e ce la fa. Insomma, certo, non ti puoi mettere a fare delle analisi a elementi finiti, insomma, perché sarebbe un pochettino difficile. Però, insomma, qualcosina di interessante si può ancora fare, secondo me. Quindi, come in tutte le cose, no? Che poi alla fine noi siamo abituati a dire sempre no, ma basta, più di così non riusciamo a fare. Un po', No, funziona un po' no. come il nostro cervello, no? Dove noi, Esatto. diciamo, per abitudine ci diamo sempre un limite, fino al punto tale da scoprire invece che questo limite poteva essere tranquillamente oltrepassato. Ma è bello, no? La sfida continua, cioè, perché se dici siamo già arrivati, basta, non ha più senso continuare. Mentre la sfida, sfidare te stesso e dimostrare agli altri che la macchina in questione non ha ancora raggiunto la fine, ecco. Esatto. Infatti, come dice qui il nostro Enzo in chat, Esatto, dice tanti Enzo. Homebrew ASM8. Ecco, Asmoto, lui cita praticamente una delle Asmoto, scusa, ecco, ho librerie. detto una. No, no, è Io una pensavo libreria alla che. SMR, figurati. Vabbè, Ah, quella aiuta anche è un'altra quello, aiuta. passione. La tua No, no, ASMR? no, 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 Ah! no, no, io lo faccio e basta. Non... No, Ah, non lo sapevo. stavo scherzando, ovviamente. Ah. Se, no, Va se mi bene, sente la mia comunque. ragazza sono rovinato, non posso, non faccio queste cose, insomma, in pubblico. Enzo diceva l'Asmoto è stata creata da Inufuto, spero di pronunciarlo in maniera corretta, penso sia giapponese, un programmatore giapponese che attorno a questa libreria scritta per tantissime macchine 8-bit ti promette di fare dei giochi senza diventare matto, ecco. Ma sfruttando le caratteristiche di questa libreria, penso sia stata scritta in C e compilata, quindi genera sorgenti per diverse macchine 8-bit, ma tante, non soltanto le VIC-20.
Ah, però. Ora, tanto noi salutiamo Riccardo Raneri, che ci siamo visti Buonasera. poco tempo fa, che è un grande appassionato di Amiga, ma io sono sicuro che è anche un grande appassionato della Commodore in generale. E Riccardo, devi sapere che ha scritto un bellissimo libro Sì, riguardo all'Amiga, so. vedi, che si chiama Boeing. Boeing, Allora, esatto. poi salutiamo anche Dark Retro Gaming, che è il mio collega, che martedì scorso abbiamo fatto il primo numero delle mie riviste blisterate, queste riviste da edicola che immagino anche tu comprassi, no? All'epoca Sì, certo. hai avuto anche tu questo rapporto con il tuo edicolante di fiducia, Esatto. dove Lo passavi più tempo pedinavo. lì che a scuola, immagino ovviamente. Lo pedinavo. Lo pedinavi perché Eh sì. doveva informarti del fatto che era uscita la tua rivista preferita, immagino. Esatto. Quindi tu facevi un largo uso di cassettine, immagino, insomma. Eh sì, all'epoca avevamo quello, poi è arrivato il joystick, la televisione a colori perché inizialmente avevo quella in bianco e nero, quindi però ecco i drive, il floppy, così sono arrivati con il fratellone, il biscotto, ecco diciamo così. Non trattiamolo male, dai, sono arrivato col Commodore 64, ecco, non trattiamo male il Commodore Beh, 64, dai. diciamo che i padri fondatori sono gli stessi, i genitori sono gli Certo, stessi, e hanno esatto. avuto, diciamo, questo percorso, perché poi alla fine la Commodore ha avuto un percorso dove ha avuto il maggior entusiasmo, la maggior riuscita sicuramente nella parte iniziale, nella parte centrale, e poi dopo purtroppo via c'è stato questo declino così improvviso che Sì, avevano sicuramente in mano. per scelte commerciali non Ma guarda, io azzeccate o non aggiornate, insomma, purtroppo l'abbiamo avrei, persi via. avendo sotto il naso certe, come si chiama, certi esempi, vedi la Texas Instruments, ma anche la Z, la Sinclair, secondo me la Commodore doveva seguire un po' sta linea, cioè avevi una macchina, sviluppala più che puoi, invece avevano creato, ogni volta usciva una macchina nuova, una serie nuova, completamente incompatibile con le altre. Non è stata una grande idea, secondo me, però ovviamente è facile dirlo adesso, bisogna vedere all'epoca tutti i problemi che c'erano. Però io avrei seguito le orme di Texas e Sinclair, che se tu pensi un Sinclair ci puoi fare di tutto, sia col 16 che col 48, il limite era la memoria, ovviamente. Era la memoria, sì. Ora, tanto leggiamo un attimo Enzo che scrive: il mio edicolante era tipo Bud Spencer, non mi cambiava le cassette che non caricavano, quindi era Lì era un veramente a cavolo, rischio, era veramente a lì rischio. era rischio grosso. Allora, tanto salutiamo anche Goldfolk che è entrato in questo momento. Ciao, il mitico Daniele di Netplay Kingdom, un bellissimo canale, che domani sera, insomma, sono ospite a dire due cazzate in chat. Dice, solo per sapere, sempre a sua eminenza, va bene. Ecco, adesso mi sta pigliando leggermente per il culo, ma come faccio io quando vado a salutarlo e dà la buonasera a tutti? È perché io, insomma, sono una persona molto modesta. Molto modesta, e non ho mai scritto che sono il più bello di Twitch, e non ho mai scritto di dirmi Sua Eminenza per salutarmi, ma vabbè, non mi sono rincoglionito per niente, ragazzi, non mi sono rincoglionito per Ma niente. sì, dai, si scherza, cavolo. Allora, per tutti i nuovi entrati, ragazzi, questa sera siamo, non siamo su Retro Game, anche se diciamo fa parte di tutto il concetto, ma siamo su quattro chiacchiere. Perché siamo su questo chiacchiere? Perché la serata non è una serata tendenzialmente postata solo sul guardare dei giochini, che sono bellissimi, che li vedremo dopo, fra l'altro è lo stesso, bellissimi, ma è una serata impostata su, appunto, sulle pagine più belle del retro game che noi troviamo, diciamo, nel web, nei canali televisivi. Quindi, ragazzi, avremo nel prossimo futuro una serie di puntate dove inviterò personaggi che appartengono appunto a questo mondo che ci sta regalando delle soddisfazioni bellissime. E Marco Bergomi è veramente la punta di diamante, Non ecco, di questo. esagerare, non No, esagerare. vabbè, ecco, io guarda, ti seguo e io guardo, capito? Non sono un programmatore, non sono un tecnico, Ma insomma, neanch'io, sono un dai. Ecco, appassionato, però idem, idem. io so leggere anche una persona che magari non ho mai visto, che non conosco, però riesco a leggere negli occhi, a capire quello che è, diciamo, la passione che uno mette nel Vabbè, fare le questo è cose, e tanto. questo Ne ho è da veramente vendere. tanto. Allora, intanto Riccardo dice binaria, sempre binaria. Daniele dice: tu non dici mai cazzate? No, 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 con i puntini, ok, vabbè, ne dico tante.
E insomma, saluta l'ospite, che Allora, dice che meno addirittura male vedo che in tu sei serio. serio. Non mi conosce. Vabbè, io ragazzi faccio le cose serie, ma ad un certo punto non riesco a essere poi troppo serio. Ma questo lo faccio Ma anche sì. offline, ragazzi, lo faccio anche Ma offline. sì, dai. Allora, io direi di fare una cosa. Sì. Innanzitutto, ti volevo mettere una foto, ti volevo postare Sì. una foto, perché Sì. insomma, per capire dove tutto è iniziato. Io infatti l'ho nominato per Marco. Cioè, dove tutto è Addirittura. iniziato, perché questo è un punto di partenza, ragazzi. Vabbè, potevamo fare anche una live sulle calcolatrici della Commodore? No, non si può fare perché purtroppo lì non troviamo, anzi forse qualche gioco si trova anche lì, però non troviamo, diciamo, gli elementi giusti. Siamo partiti invece dall'home computer che ha aperto la strada poi a tutto quello che è successo dopo. Esatto. Allora, io ti apro questa bella foto che poi tu vedrai, che l'ho presa, te l'ho rubata, proprio nel vero senso della parola, catturata, dal Ah. calendario che tu hai messo per il 2023. Yeah. Eh È sì, lì, è lì. carissimo, eh sì, e Allora, qui, c'è da versare qua qualche c'è. lacrimuccia, ragazzi, eh. Esatto, c'è estrema sinistra, il grande padre fondatore Tramiel, adesso i nomi sono un po'. Padre fondatore della Commodore, e poi di fianco c'è Tom Chick, Michael, anche qua i nomi, scusatemi, li dico co come penso si dicano, che è invece il papà del VIC-20, e stanno celebrando il milionesimo VIC-20 venduto, cioè una Mamma roba, mia. festa per il milionesimo VIC-20 venduto. Mentre di fianco, che si conoscono poco, c'è sempre Tom Chick, che lo vedete in alto a destra, quello lì è il famoso VIC Commandos, cioè il team, diciamo così, gli ingegneri, i tecnici, così, che hanno sviluppato la macchina in sé. E insomma, sono due foto che rappresentano il VIC-20 in toto, secondo me. Questa è veramente una foto bellissima, che io ho subito subito detto, guarda qui, guarda, c'è tutto il gruppo del Commodore VIC-20 Italia. Esatto, Almeno sarebbe stato bello. e infatti, insomma, si scrive appunto, siamo noi, siamo noi. Si Almeno, rivede, almeno diciamo, lo inizio. stesso gruppo, insomma, la stessa Almeno. passione, gli stessi occhi e questa semplicità, perché io veramente la cosa che adoro è vedere questa veramente semplicità, dove questa tecnologia veramente ti faceva sognare, insomma, all'epoca. Ah, Prendere in facile. mano una tastiera così, che poi alla fine ti mostrava in uno schermo, che una volta usavamo poi i televisori, dai, vogliate Eh sì. avere i monitor, che costavano più di un No, appartamento, insomma. esatto, era L'attaccavamo nel inaccessibile. nostro televisore dove guardavamo abitualmente i nostri programmi televisivi. E quando accendi il tuo VIC-20, insomma, quel che sia della Commodore, per la prima volta dopo che hai tolto da questa bella scatola, e vai a cercare la frequenza, hai, c'è una soddisfazione che non ha prezzo. Io ricordo quel giorno, insomma, Anch'io. che è inappagabile, è inappagabile. Bene, no, qui siamo arrivati a dicembre, adesso non abbiamo visto gli altri, ovviamente io ho Ma sì, cioè. catturato solo questa perché mi sembra veramente quella più emblematica, quella che diciamo Sì, riassume un guarda, po' lo tutto. scopo di questo calendario, visto che noi tutti gli anni lo facciamo, è presentare giochi nuovi. C'è qualche riferimento al passato, ma proprio giochi usciti quest'anno, quindi ce ne sono usciti già un bel po'. Lo trovate comunque sulla pagina del gruppo Commodore VIC-20 Italia, è scaricabile in PDF, quindi lo potete gustare. Esatto, adesso vabbè, io mi sono copiato il link che adesso metto qua nella chat, ragazzi. Quindi, ragazzi, andate appunto nel gruppo Facebook di Commodore 20 Italia, vi seguite il canale, la pagina, così poi potete anche postare qualcosa di vostro. Se avete dei bei cimeli di famiglia, si possono postare. Allora, io tanto direi di accenderlo, sto Vai, VIC-20, vai. cosa dici? Dai, lo accendiamo, dai, l'accendiamo, perché se no cosa stiamo qui a fare, no? Esatto. Esatto, vogliamo anche vederlo, perché il VIC-20 poi si presenta con una sua bellissima schermata. Adesso dov'è che l'ho messo, che l'ho perso?
Ce l'avrò 3200. Ok, l'abbiamo acceso. Oh, finalmente. Allora c'è scritto CBM Basic V2, che è versione 2, immagino che sia. Adesso io l'ho caricato non con, diciamo, la memoria abituale, quella quando lo compravi, ma ho messo la memoria al massimo, ovviamente, poi per poter caricare i giochini che gentilmente mi hai Sì, inviato e consigliato, ecco. ti ho passato quelli gabbolati, però, quelli che uso io di solito, Ma perché avanti, sennò non se non lo riesco. diciamo a nessuno, va benissimo, questi sono fantastici, perché se voglio usare i trucchetti almeno lo posso fare. Esatto, se no. Allora, tanto leggiamo Riccardo che dice: la foto di sinistra me la ricordo per il tempo che ci ho messo con Photoshop per togliere Tomcic. Tomzik e mettermi io per un filmato che ho fatto per Muppin. Ci sono diventato scemo, vedi, però alla fine ci sei riuscito, ci sei riuscito, ti sei immedesimato, insomma, nei protagonisti della Commodore. E poi dice Cutrone, non vale, insomma, non vale usare i Beh, Enzo, trucchi, sai che io vabbè. ho un po' di problemi con i giochi, quindi ho bisogno di quello craccatino, quel gioco un po' facilitato, ecco, diciamo così. Vabbè, un aiutino, dai, che non guasta mai, via. Esatto. Per me è già troppo veloce fino a un'avventura testuale, quindi figuriamoci gli arcade. Nella maniera più assoluta, dai. Allora, dai, andiamo a caricare un giochino. Io direi di partire da quelli, diciamo, la prima parte La che mi prima hai parte. inviato. Noi abbiamo visto nella lista di giochi, abbiamo identificati quattro da questa lista. Uno è Chucky Egg, che io direi di andare già a C'è chi caricare. è recentissimo, però, eh? Va benissimo, va Però è bellissimo, benissimo. Noi mescoliamo un stupendo. po' il recente col Vai, vai. passato, perché vogliamo vedere cosa facevamo, cosa usciva una volta come livello di gioco Ecco. e cosa esce adesso. Via. Tieni Questo è conto che questo qua 2021. è uscito però nell'83 per ZX e noi invece l'abbiamo avuto soltanto in questo periodo, purtroppo, per Ah, V20. ok. Quindi un gioco vecchiotto, ma Io per però noi questo recente. gioco l'ho giocato, penso, per il Commodore 64, Chucky Probabile, Egg. probabile. Perché è dell'83 come costruzione, no? Sì, esatto. Ora speriamo di non dover usare la tastiera. No, sì, funziona. No, Ora, no, va numero con. 1, numero dei player. Beh, qui si poteva giocare anche in due, oppure Sì. era indeterminato, perché qui c'è scritto quanti giocatori, ma... Allora, io devo raccogliere le uova, giusto? Sì, esatto. Ah C'è il beh, mangime devo... anche da prendere Ah, il e noi devi mangime farti poi lo beccare. devo lasciare... Ah no, devo Sì, non. evitare che loro se lo mangino. Ma sì, non mi ricordo più. Ecco, così loro si mettono lì e non vengono a Non rompo disturbarti. le Esatto. Non si sente l'audio però. Tu hai. mie. Perché non è che abbia sto grande. Aspetta, che alzo un po' magari l'audio del gioco, può darsi che abbia... Ok, alzo un po'. Perché dopo ogni gioco ha un po' i suoi audio, Eh sì. eh. Adesso dovrebbe essere più alto, eh. Sì, adesso si sente. Ok. Allora, quindi io qui devo raccogliere tutto. Esatto, Ecco, la senza cosa... farti toccare, ovviamente, Esatto, la dai. cosa bella è che comunque se cado non muoio. Ci sono tanti giochi che appena fai un gradino praticamente ti sbagli e invece finisci. Ok, ho Allora. raccolto tutte le uova. Quindi passo al livello successivo, livello 2. Esatto. Ora spiegami un po' come funzionava l'audio del VIC 20. Allora, in realtà erano tutti racchiusi all'interno di un singolo chip, che era quello più importante, quello che dava nome proprio alla macchina, che era il VIC, appunto. VIC è il Video Interface Adapter Chip, scusa. Perché c'era sia l'NTSC che il PAL, il nostro era chiamato 6561. Deriva dallo studio, dal progetto di due integrati separati, che erano per due progetti, uno era per il Color Pets, se non ricordo male, l'altro per una macchina strana che si chiama Toy, mai uscita, mai vista, una roba anche lì stranissima. E dalle ceneri, diciamo così, di questi due progetti, di questi due integrati che non sono mai usciti perché
se non ricordo male, si parla che dovessero usare delle RAM statiche che erano costosissime. Insomma, senza, per farla breve, in sostanza, questi due integrati qua hanno preso le parti più succose e le hanno infilate in questo VIC, che poi è stato usato e ci hanno costruito attorno il VIC 20, appunto. Quindi tu nel VIC 6561, questo processore qua, hai la parte video e la parte audio. Che la parte audio in questo caso è composta da tre voci più un rumore bianco, quindi sarebbero quattro, diciamo così, voci che puoi modulare mono. Non è neanche male, ecco, dal punto di vista audio. Infatti, ci sono certi demo che ti lasciano un po' a bocca aperta. Quello che fa. E poi un vantaggio che aveva è che tu potevi anche infilarci, se non ricordo male, non so qual è il pin del chip. L'ingresso audio mono di una sua fonte esterna e quindi caricarci sopra dei segnali tuoi, diciamo. Mentre per la parte video è molto, molto più complessa, non è di certo ai livelli delle VGA o delle macchine un pochino più evolute, infatti ha una risoluzione massima di 176x184 con 16 colori, non ha gli sprite hardware, ma lo può gestire, insomma, ha la capacità di ridefinire i caratteri, ha delle belle cosine, ecco, per essere un integrato sviluppato intorno agli anni 80, ecco, inizio anni 80. Una bella macchinina, insomma. È una bella macchinina, sì, è una bella macchinina. Che ti ripeto, già oggi continuano a trovare dei miglioramenti ai risultati che può darti, ecco, studiando proprio i timing di ogni singolo processo all'interno, riescono a infilarci qualcosa di nuovo che fino a ieri era impensabile, ecco. Era Tutto, impensabile. sì, tutto grazie ai nuovi programmi che girano, insomma, per PC. Quindi diciamo la tecnologia moderna al servizio della tecnologia dell'epoca, Esatto. via. Quindi Esatto. è un bel aiuto sicuramente Ah, che beh. ha più che altro evidenziato le parti da migliorare, non che la macchina, cioè la macchina in sé per sé probabilmente, cioè, ha già, diciamo, queste facoltà, ecco, però in quegli anni lì era difficile, diciamo, riuscire a ottimizzarle, ecco, immagino. Sì, era difficoltoso anche perché studiando bene questi integrati, anche specialmente la CPU, il MOS 6502, hanno scoperto degli illegal opcode, cioè delle istruzioni chiamate illegali, ma non documentate, magari neanche volute inizialmente, che fanno delle operazioni. Faccio un esempio, invece di caricare un dato all'interno di un registro, potevi con un'operazione caricarne due. Lo stesso dato su due registri e capisci che risparmi un po' di cicli RAM, cicli scusa, cicli clock e di conseguenza insomma recuperi tempo. Quindi sono cose che sono venute fuori ultimamente, ecco, e hanno permesso di migliorare ovviamente la programmazione dei giochi, dei programmi, insomma. Sono cose che si scoprono solo oggi grazie ai nuovi programmi che studiano, analizzano e indagano in queste macchine del passato. Insomma, riescono a tirare fuori, diciamo, cose che all'epoca erano impensabili. Sì, probabilmente neanche documentate o definite dal costruttore stesso proprio, perché non pensavano che si potesse fare queste cose qua. A Vedo che volte stai andando avanti bene qua, però. sì, sono riuscito a saltare in un punto che prima ci ero riuscito. Quindi, anche se insomma, c'è questa papera che un po' mi rompe le balle, ma continua a passare di lì. Io come faccio ad andare lì? Vabbè, passiamo di qua. Beh, questo è veramente giocabilissimo, Sì, questo è fatto bene. eh. È realizzato veramente divinamente. Tra l'altro non so se l'hanno realizzato con forse Turbo Rascal, che è un ambiente di sviluppo che lavora, se non ricordo male, col Pascal.
o un linguaggio similare, ottimo, anche lì hai la possibilità di disegnarti gli schermi, gli sprite, i codici caratteri, perché una cosa bella del V20 è che puoi ridefinire tutto il set di caratteri e insomma, è una bella comodità. Certo, non è un lavoro facile, ma si può fare. Uscito quasi, mi manca un ovetto, poi se riesco a prendere questo ovetto, ok, ce l'ho fatta. Beh, è veramente carino, eh? Carino, Sì, dai, questo è giocabile, simpatico. una bella realizzazione. Questo è simpatico. E invece tu con l'edicola, cos'è che compravi Allora, all'epoca? Cos'è che ti portavi a casa? le mie riviste preferite erano Program, quindi Program. quella della Sipe, se non sbaglio, e poi c'erano quelle della Jackson Lee, Jackson Libri, Super Vic inizialmente, che poi è diventata Super Commodore. Poi cosa che c'erano? C'erano dei libri proprio della Jackson che mi piaceva acquistare, però le riviste principali c'erano Input, Program, e poi cose che prendevo, avevo un nome strano, c'erano le raccolte, la top 20, ma avevano un nome. Tieni conto che comunque a parte non è che arrivassero poi tantissime, perché il paese era piccolino, quindi non è che c'era molto molto giro di Eh beh, materiale informatico, eri ecco. messo un po' come me, via. Io dovevo cambiare città per trovare qualcosa per il Esatto, Commodore, pensa idem, a idem. te. Ora Sì, dai, guarda. facciamo un bel resettone qua, tanto allora, io, infatti, proprio dicendo questo, faccio una bella sorpresa che tu potrai vedere adesso fra un po', perché, allora, io, qui nelle mie manine, ho una program ancora in celofanata, proprio nuova di zecca, te la faccio vedere Cos'è la qua. Questa numero? Cos'è la 20? è la No, numero cos'è? 14, 14. è del secondo anno, è il 14ª mensilità, è bellissima. Questa è ancora, diciamo, in tonsa, no, vabbè, adesso ovviamente il celofan non è più quello di prima. Beh, sì. Però è bellissimo perché dietro, e qui diciamo veniva utilizzato ancora il polistirolo per conservarle, per venderle. C'è la sua bella cassettina con sia il lato B che è Spectrum e il lato A Sì, ovviamente per esatto. Commodore VIC 20. E c'è ancora l'etichetta interna di Program, dove dice dov'è la sede della SIPE, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, questo piccolo cartonato. È veramente bellissima, è un bel pezzo, è un bel pezzo, volevo fartela vedere visto che comunque la compravi, ecco, Sì, questa qui è esatto. una di quelle che compravi. Ora, batteria, il gioco, batteria, il gioco in vista. La Ah, dice, batteria. ah, ok, batteria, Sì, è cos'è quello il lì in primo? alto. Ah, ok, quindi l'avete Se anche non sbaglio era riconosciuto. Moschito. Aspetta, dovrebbe essere Moschito quel gioco lì. Vabbè, comunque, carino, carino. Bene, dai, io direi di andare a caricare il prossimo giochino. Andiamo a vederne un altro. Sì? Allora, il secondo che mi hai consigliato è Jetpack. Beh, questo stramerita, anche lì conversione diretta dallo ZX, quindi nato lì, se non ricordo male, nato sullo ZX, Spectrum, e poi convertito per VIC-20, ma per me è non so le milionate di partite che ho fatto a sto gioco. Questo è Tu un gioco praticamente, non so se te lo eccezionale. ricordi, no, sto Sì, gioco qua, ecco, assolutamente. quindi devi ricostruirti il missile e scappare dal pianeta in sostanza. Va rifornito di carburante. E poi scappi. Poi ti cambiano anche il missile da costruire, ha di forme di missili diversi. Bellino, bellino veramente. Allora, qua bisogna scegliere il joystick. Ok, player one, sta spazio per start. È bellissima anche la grafica iniziale, è molto bella. Sì. Infatti quella schermata lì era quella dello Spectrum, originariamente non c'era. Infatti questa versione qua contempla anche lo splash screen iniziale. Merita, merita.
È difficilotto, Questo è ecco, lo svantaggio qua che è molto veloce. Sì, molto veloce. Io ti consiglio di tenere schiacciato e sparare a manetta perché sennò Ah, tieni schiacciato il fire e spara più di quello. ok. Ma addirittura lo sparo passa dall'altra parte, può darsi. Ma Sì. Hai sarò morto almeno 300 volte. usato le vite infinite, però vedo. Ho Eh sì. usato tutte le vite della mia vita. Ah, devo lasciare cadere il pezzo, Sì, giustamente. sopra il missile, vai avanti, passo sopra, ecco, adesso lo metterai in punta. Quando sono sopra, lascio Lui lo cadere. sgancia da solo. Serve il fuel. Esatto, poi ci sono altre cose, tipo diamanti, tipo altri bonus, diciamo così. Ecco, ad esempio, quella specie di atomo lì, sono soltanto punti. Ecco, quando te lo mette lì, è veramente la cattiveria fatta a Sì, gioco, perché escono perché... proprio di lì, quindi è proprio Ecco, e stronzo ti... all'ennesima potenza. Ah, il fuel va riempito, quindi mi servono tre strati di... Mamma mia, Il veramente tanto. doppio, perché ogni due ti colora un pezzo. Ah, ogni due, quindi... No, sospetto forse più giocabile, perché è più lento, perché qua effettivamente È giocarci è difficile. velocissimo. Esatto. Il trucco è che ti devi mettere su una delle due piattaforme in alto. E sparando E aspettare. continuamente ad ignoranza, sparando comunque e aspetti che ecco, poi quando fa così, È insomma, stronzo. bisogna solo imprecare, basta. Porca boia, vediamo un po' che... Allora, quindi due fuel per farne uno. Sì. Porca boia. Ma guarda Lo te. puoi anche andarci sopra camminando e quando c'è trascinando. Ecco, quando è pieno lampeggia, boh, adesso poi ti conviene andargli sopra e andare proprio sul missile adesso. Anche camminando, Ok, adesso e quindi comincia la parte. lampeggia, adesso devi entrarci tu. Ecco, devi entrarci. Bon, decollo. E poi mi Adesso c'è. Esatto, deposita su un altro pianeta. lì dovrai soltanto riempire il missile, il fuel, e dopo, se non sbaglio, il terzo e il quarto pianeta, cambia anche il missile. Quindi andrà rimontato, sarà diverso, non sarà più questo, e ricominci da capo. Veramente bellissimo questo È gioco. difficile, ma bello. Molto Veramente di una difficile. bellezza. Però difficile. Sì, Qui no, sì, la sottolineo difficoltà è agli pari alla stranissimi. sua bellezza. Almeno per me era uno di quei giochi... All'epoca ovviamente non c'era il crack, quindi ma arrivavo forse al terzo o quarto livello. Beh, se arriva già al terzo o quarto livello non è Sì, male. vedo, dopo 7 miliardi di partite. Enzo dice gioco stupendo, gioco stupendo. Enzo sa che questo gioco qua stramerita. Beh, stramerita, insomma, il gioco poi alla fine può risultare un monopolo, Guarda, tutto quello che io vuoi. dico la verità, il mio primo approccio non è stato proprio a casa di un vicino, già lui lavorava, insomma, era un po' più grande di me, aveva lo stipendio e si comprò l'Intellivision, no? Questa macchina Bella. comunque stupenda, perché bisogna dire che è stupenda, Ah, quello è stato il certo, mio primo cavolo. approccio. E quando andai, insomma, alle scuole superiori, che cambiai città, ecco lì ho scoperto, insomma, il mondo Commodore, e questo è stato un altro passo importante, insomma, della mia vita. Io questo gioco qui, onestamente, l'avessi giocato negli anni anche dell'Intellivision, mi sarei leccati i baffi. Cioè... Non so se è mai uscito per quella piattaforma lì. No, 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 nel senso che in quegli anni dove avevo conosciuto poi solo esclusivamente Ah. una console e non un computer come il Commodore, avessi visto questo gioco mi sarei leccati i baffi. Sì, effettivamente, tieni conto che addirittura questo gioco qua per RP20 aveva bisogno di un'espansione, aveva bisogno della 8K, che altrimenti non funzionava. A differenza dello ZX, che era quello base, diciamo così, era 16K e lo potevi usare senza problemi, ecco. Quindi io mi ricordo all'epoca quando uscì su una delle prime
forse non era neanche decimo numero di program, che si chiamava Uomo Jet, me lo ricordo, Uomo Jet, sì. e non potevo giocarci perché non avevo l'autocarta. Mi è arrivata dopo, forse in qualche mese, se non ricordo, che ho disintegrato gli attributi, mi ho qua a menate, che volevo l'espansione, mi è arrivata questa frangente espansione. E effettivamente con 8 anche 16K cambiava il mondo, aprivi i conti. Sì, ecco, diciamo che la parte che era importante era avere la possibilità di avere comunque l'espansione, perché... Eh sì, cioè, tieni conto che poverino il Vic 5K di base, di cui liberi solo 3,5, fai poco, non è che puoi farci chissà cosa. Sì, qualcosina si riesce a fare, ma l'ideale è avere un pochettino più di RAM. Già con 8K poi, insomma, può cambiare la solfa, ecco. Eh sì. Beh, comunque sia, se consideriamo anche quei pochi 3K che risultavano liberi, poi alla fine sono riusciti a tirare fuori delle belle perle, quindi. Sì, è vero, effettivamente, tra l'altro uno di questi qua, te l'ho messo nella compilation, è recente, quindi non è vecchio, quindi secondo me è complice qualche PC di ultima generazione, però insomma hanno realizzato dei giochi su 3K e mezzo, che poi vabbè, potevi ampliare perché toglievi la parte dell'interprete basic, quindi non era mai proprio 3,5, diventavano 4, 4,5. Però insomma, hanno fatto dei lavori non da poco, ecco. Perché il bello di questa macchina è che tu avevi impegnato sì della RAM, però tu dicevi io ci vado sopra con l'assembly, cancello l'interprete basic e quindi mi allargo un po', mangiando spazio all'interprete che non usavi tutto lì. Certo, certo. Bello, 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 veramente bello. Marco, Queste qua questo è un sono. gioco veramente bellissimo, Scappa, bellissimo. scappa. Ah, sì, sono riuscito a chiuderlo e a ripartire, via. Vabbè, io penso di aver messo le vite infinite perché non avevano... muoio No, svariate no, volte, ma... figurati. Ecco, qui ha cambiato Il il missile. mio missile. Esatto, adesso è uno space shuttle. O qualcosa di simile, insomma. Se riesco a ricostruire e a rimettere il fuel, facciamo quest'ultimo livello, dai. Che Sì, sì. ecco qui che cambia il missile. Hai ragione, è uno space shuttle. Sì, qualcosa di simile. Decisamente uno space shuttle. Che era comunque protagonista di Eh quegli sì, quegli anni, anni, quindi insomma. no, ce lo ricordiamo bene questo aereo, insomma, che partiva. Che atterrava più che altro, partiva come missile, atterrava come aereo. Esatto. Adesso poi c'è il nostro bel Elon Musk, SpaceX, che atterra in verticale e decolla in verticale. Esatto. Allora, abbiamo riuscito a riempire di fuel, quindi possiamo Ancora anche uno. ripartire. L'uomo non è mai arrivato. Esatto. Come Beh, diceva il buon Kirk. buon Kirk, ecco, io questa è una domanda che non ti ho mai fatto, ma io, sai, sono... adesso faccio un hard reset, via, cambiamo gioco. Il buon Kirk, io sono un grande fanatico veramente di Star Trek, Siamo in due. siamo in due, io adoro veramente quella serie. Era poi anche lì la mia infanzia, insomma, la sera, su Italia 1, Antenna Nord, se non ricordo se era già Italia 1, mi No, ricordo è che... l'antenna Nord, giusto, Antenna hai Nord, ragione. che Esatto. mi guardavo le puntate di Star Trek nella versione originale, che poi noi le abbiamo guardate dopo veramente una miriade di anni, perché sono uscite a metà degli anni 60, e noi le abbiamo viste Esatto. molto dopo, le abbiamo viste molto dopo. Tra l'altro abbiamo visto dopo addirittura Spazio 1999, che invece è uscito prima, Che è uscito, esatto, è uscito cioè abbiamo prima. visto prima Spazio 1999, poi abbiamo visto Star Trek, che invece era il contrario. Vabbè. È stato incontrare un po' anche poi, è stato anche con i robot, perché noi abbiamo visto dei robot che sono usciti dopo,
che sono usciti prima e alcuni che sono usciti Esatto. dopo, insomma, nei cartoni animati, ma questo era un po' il mercato dell'epoca, ecco, che era Eh sì. un po' strano, ovviamente oggi vediamo tutte le uscite, diciamo, in tempo reale, in tutto il mondo, all'epoca si aspettava un po' di tempo anche per le traduzioni, un po' tutto, via. Sì, hanno partorito molto, molto dolcemente Star Trek, all'epoca è uscito veramente con un ritardo mostruoso, però... Qua da noi Ce sì. la siamo divertiti, ce la siamo divertiti. Ora dai, io andrei sul terzo gioco. Cosa vuoi vedere adesso? Allora, il terzo gioco, Nibbler, che Ah, se non questo è sbaglio. recente anche lui. Nibbler è del 19, se non sbaglio. Beh, l'idea ovviamente è vecchissima, anche qua siamo dell'83, se non ricordo male. Oddio, nell'83 è arrivato su Lyon Computer, poi non so quando però effettivamente è nato, non sono così esperto. 82, vedi qua, 82. Nel 19 invece è stata fatta questa conversione qua. Fatto bene anche questo qua, carino, funziona con la 3K, come espansione. Sì. E, tra l'altro era una delle cose anche qua strane perché la memoria del D20 era rimappata ogni volta in funzione dell'espansione che mettevi, quindi un gioco che aveva bisogno di 3K non potevi usarlo se avevi installato la 8 perché si spostava la memoria video e quelle cose lì. Però vabbè, anche qua una cosa interessante che avevano fatto i costruttori del D20, spostando le aree di memoria ogni volta. Non ho mai capito perché, però ovviamente avranno avuto anche loro dei buoni motivi per farlo. Questo è il classico Sì, ecco giochino, qui dove... morderti la coda e quelle cose lì. Porca paletta, cosa è successo? Ah, ho anche il tempo, devo stare Eh attento sì, anche eh al sì, eh sì. tempo, Eh eh. sì. E non mi Anche devo quello. fermare troppo tempo perché mi... No, no, perché non mi comanda benissimo, vediamo un po'. Ogni volta che ti fermi, parte il countdown e va giù, Sì, se no è va molto rapido tranquillo. dopo. Infatti poi fa anche questo suono sordo che... Vabbè, sono riuscito a finire il... Però sai che è graficamente proprio carino, eh? Molto Sì. curato, Sai, avendo a disposizione 3K in più, potevi infilarci nei 3K la grafica ridefinita dei caratteri, magari, non so se questo fa uso di quella tecnica lì, probabilmente sì, e quindi ti restavano poi 3K e mezzo o 4, se volendo vedere, per il gioco vero e proprio, insomma, avevi un po' più di spazio, ecco, diciamo così. Enzo sta scrivendo, questo si giocava al bar quando si bigiava, che non so Eh che cosa sì, vuole è vero. dire. Bigiava quando saltavi da scuola. Ah, ecco, ok. Beh, noi dicevamo, si faceva buco. Esatto, È la sì, stessa cosa. stessa cosa. Che poi, fra l'altro, questo qui è un gioco che è uscito anche in sala giochi, ecco, Sì, perché Nibbler è veramente 82, dei no? giochi Dovrebbe storici, essere. sì. Ne sono usciti poi un miliardo di cloni, cioè veramente di tutte le razze ne sono usciti poi. Pessimo. Ecco, il tuo rapporto con gli arcade, invece... No, non sono un grandissimo giocatore. Allora mi sono dato la programmazione perché come giocatore faccio schifo. Non, insomma, ho i miei giochi che adoro, che preferisco rispetto ad altri, ma non sono un grande giocatore, ecco. Sono parecchio imbranato. E quindi allora ho detto, meglio programmarli che giocarci. No, trovo affascinante come risolvere certe cose, far fare alla macchina qualcosa di particolare. Infatti mi diverto molto a scrivere le avventure testuali con il parser, cioè con la parte di... Chiamiamola intelligenza, non è Sì. un'intelligenza artificiale, però che cerca di capire quello che tu gli stai dicendo, perché
porta, tu gli devi scrivere una qualcosa, tipo prendi il coltello, apri la porta, e lui deve capire, no? Ecco, quella roba lì la trovo interessante. Ne ho scritte qualcuna da dare più banali, qualcuno di più interessante, copiando anche lì i modelli trovati all'epoca. Usato, che si chiamava Erics, che è lui, non è Bonaventura di Bello, ma che è appunto uno che ha usato anche lui quello, ma non mi ricordo il nome, che aveva fatto un modello standard di programma per creare l'avventura testuale. Porca miseria, non mi ricordo come si chiama, si può. Io con i nomi sono e ecco, anche quello è interessante. Lui si chiamava Enrico Colombini, ecco come si chiamava, che aveva fatto Avventura nel castello, non so se ve lo ricordate, per PC. È un'avventura testuale fantastica avevo imparato dai suoi libri come creare un parser anche abbastanza evoluto, ecco. E con lui 20 ci si riesce benissimo, ci vuole tanta RAM perché ovviamente un'avventura testuale c'è tanto scritto e quindi porta via un sacco di spazio. Ah, ecco, quindi lo scritto occupa più spazio. Insomma, occupa più spazio. Ogni lettera è un byte, quindi più scrivi, più occupi. Invece qua, in questo caso qua, insomma, poi una volta che hai disegnato lo schema o comunque l'elemento grafico lo riporti con un ciclo for, non so, e lo metti dove vuoi, risparmi. Invece io ho visto una cosa molto carina, adesso non per il VIC-20 ma per il 64, dei giochi fatti in patch. Bellissimi. Io li trovo arte. Hai visto ultimamente anche Ghost and Goblins Sì? fatto in questa. Cioè, chi ha fatto che mestiere? Poi c'è un altro che si chiama Mostro Gigante, forse adesso il nome non so se si dica così, che è una sorta di picchiaduro tra giganti. Bellissimo. Poi Digiloy, un altro gioco Digiloy, fatto sì, questo sì, lo bellissimo, anche conosco. quello. Insomma, arte anche quella, veramente. Veramente. Per me, ecco, questa qui è stata un po' una novità. Adesso Digiloy sì, l'avevo già giocato, poi quando ho visto Ghost and Goblin e ho provato, ho fatto una partita perché è una preview. Esatto. Bellissimo. Io onestamente non mi capacito da queste tecniche, che io forse non so, all'epoca venivano utilizzate, non venivano utilizzate, non lo Beh, so. il VIC-20, tutti i giochini che tu trovavi sui libretti erano fatti così, però naturalmente avevi, non so, il personaggio era il fiori delle carte, no? Il seme delle carte che si muoveva, poi i nemici erano, non so, il picche piuttosto che il denario, erano queste cose qua, erano molto, non erano paragonabili a quelli di adesso. È vero, infatti Enzo, il gioco di È Ghost and Goblin si Sir Arthur, chiama esatto. Sir Arthur, sì, molto molto bello veramente. Io sono rimasto affascinato e stupito da questa arte grafica, perché è veramente un'arte non da poco. Ora, passato veramente proprio dalle parti delle arti grafiche, io ho preparato un'altra immagine che volevo farti vedere qui davanti al nostro Commodore VIC-20, e si tratta delle cover, delle game cover art, come tu pubblichi. Io ti ho messo proprio Fantastico. una che hai pubblicato perché non a caso, Spazia, questa è perché stupenda. è veramente stupenda, A me piace stupenda. tantissimo questa. È un bel gioco, insomma, è un gioco carino, secondo me, non è male. Però la cover art a me piaceva tantissimo. C'era questa, poi ce n'era un'altra ancora più bella, secondo me, che era Race, non mi ricordo adesso. Però effettivamente erano tipo lo specchietto per le allodole, perché poi magari ti trovavi un giochino non tanto simpatico, però insomma effettivamente erano dei capolavori. Esatto, diciamo che questa era una parte dedicata poi alle cartucce, no? Perché poi dopo invece Esatto. questa arte grafica si è persa poi con le cassettine, dove diciamo gli Non spazi so, erano un pochino più esatto. ridotti, e probabilmente c'era anche, io credo, parto dal presupposto, insomma, che poi fosse
fossero un po' orientate un po' sulla scia anche delle console come le television, come Sicuramente, ColecoVision, sicuramente. dove diciamo le grafiche dei giochi erano importanti per vendere insomma, le cartuccine, no? Le cartuccine per quelle console. Ecco, questo, cioè, non dimentichiamoci che io lo associavo a Galaga, perché Star Battle è un qualcosa di similare a Galaga o Phoenix, ecco, quei giochi lì. Per me questo è un gioco veramente Bello, 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 molto bello. bello. Infatti Enzo dice Jupiter Lander e Vic Avenger. Ecco, anche questo, se no, ecco, a me una che piace tanto è quella Road Race, ecco, mi è venuto in mente adesso Road come si Race. chiamava. Che gioco, vabbè, non è esaltantissimo, se non è che mi esalti molto, però insomma, effettivamente la cover è stupenda, stupenda. Non so se dovrebbe esserci anche sul catalogo, aspetta che controllo, o Anzi, io volevo forse far no. vedere questa cartuccia che io ho a casa, anche questa con una bellissima cover, e si tratta di Clown. Ah, beh, sì, anche quello che gioco quello. Giocavi col pad, no? Se non Sì, sbaglio, sì, sì, Clown. questo sì. Anche questo è un bel giochino, anche questo credo che fosse uscito anche questo sull'arcade. Infatti è un gioco arcade della Bally Midway. Questo Esatto. era molto bello, anche questo qui. Poi ho Super Smash. Di cartucce Bellissimo. originali, anche questo è molto bello. Adesso mi dispiace che il verde viene tagliato dal green screen, però. E poi questo qui è Home Babysitter. Credo che questo qui sia ludico. Magari ho il tentativo di. Vabbè, queste qui sono un po' le mie piccole proprietà per il Commodore VIC 20. VIC 20. Ora dai, usciamo da questa cover. Io direi di passare a un altro gioco. Ora, tanto salutiamo anche Daniele Spadoni. Ciao, mi dice là, bell'uomo. Grazie, grazie, lo so, lo so. Con tutta la modestia. Comunque, sai, ben arrivato, Daniele, ben arrivato. Questa sera una puntata Buonasera. dedicata alle pagine più belle del retro game. E abbiamo come ospite Marco Bergomi di Commodore Buonasera. VIC 20 Italia. Siamo qui appunto a parlare del Commodore, siamo qui a parlare comunque anche della pagina Facebook di Commodore VIC 20 Italia, siamo a parlare insomma della storia di tutto, perché tutto è iniziato di qui ragazzi, tutto è iniziato da qui, da questo bellissimo VIC 20 insomma che ci riempie sempre, 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 sempre il cuore con tante belle emozioni di giochi vecchi, ma soprattutto anche di giochi nuovi, insomma, che stanno rigenerando questa splendida macchina e stanno tirando fuori veramente delle perle, veramente delle perle eccezionali. Allora dice Enzo, la cover di Money Wars, questa non lo conosco, Anche, questa non la anche, conosco. anche. Allora, il quarto gioco è Rodman, questo che mi hai consigliato, questo è un altro. Anche questo non è recente, anche lui, non è malaccio. È un misto tra Pac-Man, poi non mi ricordo, Dig Dug, quello che devi mettere, no, non è Dig Dug, quello che devi mettere giù la dinamite e scappare, com'è che si chiama, che adesso non mi ricordo il Ah, nome. Bomberman, Bomberman. Bomberman, esatto. Ma È un va là, ma misto. veramente, a me Bomber piaceva tantissimo, se Ma questo. questo, cioè, immagina un misto tra Pac-Man e Bomberman, una cosa del genere. Praticamente devi mangiare, anche qua ci sono le palline da mangiare, devi stare attento a farti prendere, poi depositare le bombe e scappare. Le bombe sono quelle cosine lì verdi che vedi in basso. È carino. Ma è Insomma, molto carino, sì. Oh, sì, vedrai. cazzarola, mi sono fatto prendere. È carino, ma ovviamente adesso è per la mia prima partita. Vabbè, Quindi dai, cioè, ci sta, dai, ci posso fare anche la sta, ma figuraccia. Ora ho visto che ci c'è sta. anche una specie di portale che Sì, mi puoi deposita. saltare. Ah, in un altro. Ah, beh, quindi io posso cambiare di livello Sì, o di sì, sì, sì. Esatto, stanza, chiamiamola stanza, quando distanza, sì. voglio. Ma quella pasticca gialla non fa nulla, vero? Non è come la pasticca del No, sono Pac-Man. punti. Vedi che però ti ha No, messo in porca basso, troia. dove c'erano le bombe, ti ha messo la pastiglia gialla. Depositala Sì? se.
Tra l'altro io adesso mi sono reso conto che io ti sto guardando sul telefono perché sul PC non ho la condivisione, no? E ho un lag tremendo. Infatti ti vedo rallentato, visto che quelle le gialle sono le. Occhio che scoppia adesso, un Sì, disastro. ho visto Ecco, che ecco. è proprio alla Bomberman, ecco. Esatto, infatti il misto tra No, Pac-Man e no. Bomberman è questo. È carino come gioco, secondo me non Sì, è male. no, molto bello. Io, tra l'altro, questa veramente per me è la prima volta, non ho mai giocato. È molto originale come gioco, cioè, Ed anche è se recente anche questo. ha carpito qualcosa da altri giochi, quello sì, però nell'insieme non è male. No. L'unica cosa che secondo me qui ci vuole l'Albatros per giocare. Io sono col comodo, sono abituato con l'Albatros. Adesso sto giocando con un joypad Ah, no, anch'io faccio fatica con i classico. joypad, tipo Nintendo, roba del genere, faccio un po' fatica, preferisco il joystick a leva. Porca boia. Beh, diciamo che la bomba ha una potenza non da poco, Eh sì, eh. Devi scappare eh veramente sì, eh lontano, sì, perché. adesso ti centro in pieno. No, un bel giochino, insomma, fatto bene, anche in questo caso qua avranno sicuramente usato degli strumenti di sviluppo moderni, perché non ci credo che. Ne stavo parlando con. Porca, poi mi ha preso la mela alla botte. Non mi ricordo, io quei nomi veramente sono una cosa scandalosa, non me li ricordo mai. Vabbè, stavamo parlando sul nostro gruppo, appunto, che ormai si sviluppa principalmente su PC, su Windows, così. Io invece mi definisco hardcore programmer, nel senso che preferisco usare la macchina, con tutti i limiti del caso, ovviamente, non è che. Perché mentre stai programmando, specialmente in assembly, perché adesso mi sono messo un po' a studiare anche l'assembly, se fai una vaccata ti si inchioda la macchina, ti saluto, non riesci più a recuperare Ah niente, sì? hai Quindi perso, eh sì, e quindi insomma. tempo buttato via. Esatto. Mentre se tu lo fai su PC, ti si inchioda l'emulatore, resetti, ma il software è ancora lì, insomma. C'è questo vantaggio, enorme vantaggio. Enorme vantaggio, sicuramente. Immane, infinito. Beh, comunque queste bombe sono veramente devastanti. Una volta che parte, ha un raggio d'azione praticamente che copre Finché non, tutto. Sì, esatto, sì. finché non incontra un Un ostacolo, va muro, avanti. Ecco, esatto, sì. una cosa che io ti ho messo insieme questi giochi qua, ma ce ne sarebbero a migliaia da metterti lì. Ho detto, boh, secondo me questi sono interessanti da vedere. Però credimi, ce ne sono Ah. anche vecchi, veramente, veramente interessanti. Non è facile, come del resto la maggior parte dei videogiochi di Vic 20 non sono facili, però insomma, dai, Beh, lo trovo. la difficoltà è un po' anche lo stimolo, eh. Sì, però un po' troppo. Alcuni secondo me un po' Cioè, troppo. ovviamente se non diventa frustrazione, ecco, quello dopo un altro. È un Esatto, altro certo. paio di maniche, però la difficoltà con comunque una possibilità di riuscita, almeno. No, sai cos'è bello di questo gioco? Che ha, insomma, il personaggio si muove con questa cadenza anche musicale, quindi. Bello, molto bello, dai, io direi di Sì, dai. uscire da questo gioco, abbiamo altri da vedere così. Ok, allora adesso abbiamo fatto questa prima lotto di quattro giochi, io direi di guardare Golem, quello che tu hai. No. Come no? Certo che sì. E tu hai qui però devo Sì. No, mettere la RAM a 16, giusto? Se no non. No, no, al va massimo. bene anche qui. Ok. Beh, Golem, cosa dire? Allora, innanzitutto è un gioco che ho fatto io. È tutto scritto in Basic. E infatti ti accorgerai della lentezza perché è tutto volutamente scritto in Basic. Sì. Mi serviva per imparare a ridefinire i caratteri, quindi cosa ho fatto? Ho preso i caratteri dalla ROM. Li ho copiati in un'area di memoria esattamente quella della 3K, alcuni, non tutti, li ho trasformati per diventare gli effetti grafici che vedrai a video. Poi, vabbè, gestione del joystick, collisioni, effetti sonori, quelle cosine lì. Però, ecco, l'esercizio di fondo era imparare a modificare i caratteri. C'è tutta una tecnica dietro.
perché vanno messi in porzioni di memoria ben definite, che possa usarle il VIC. È un bel argomento. Ho fatto dei video, ho fatto dei post sulla pagina per usarlo, per imparare a usare questa tecnica. E insomma, stimolo anche qua, una cosa interessante. Però ecco, il gioco tenete conto che l'ho fatto io da solo, senza l'aiuto di nessuno, sul VIC-20, quindi non usando nessun altro strumento esterno. Quindi i risultati si vedono, insomma, sembra un gioco degli anni 80, fatto preso dalle riviste, ecco. Non una cosa di professionale con l'assembly. Certo, Vabbè, comunque tu comunque qui ci hai messo del tuo, hai fatto un tuo ce piccolo la faccio. capolavoro, si chiama Golem, è bello perché ci hai messo del tuo nome, vai Marco Bergomi, perfetto, richiede un'espansione più 24, premere un tasto e noi facciamo una bella partitina. Allora, il nostro eroe deve superare una serie di livelli ricolmi di pericoli, recupera tutte le pepite disseminate negli schemi per rivelare la chiave che ti permette di passare al livello successivo. Attenti ai golem e agli spettri che infestano le stanze. Buona fortuna. Come era sulla SIP, buona fortuna. Esatto, tieni conto che sono 15 livelli e a ogni livello ci sono è un gioco a difficoltà crescente, tutto lì. Infatti qua le pepite sono quei cosi lì gialli, quei picche, no, Sì. i denari lì gialli che Sì, vedi, e esatto. tutto il resto ti ammazza praticamente, tutto con i teschi, i mostri, e poi ci sono i buchi, quelle cose di blu. Vedi, senza molta fantasia, cosa ho usato anche dei nemici che sono presenti in Space Invaders, che sono quelli lì azzurrini, diciamo così, Esatto, sì, esatto, accoppiati paro ricalcano. paro. Ecco una cosa che ti volevo chiedere, i giochi datati. Si possono riprendere, cioè si possono modificare oppure è impossibile. Sì, io sulla nostra pagina, puoi cambiare schermo adesso, si è già comparsa Sì, ho la preso la scheda. chiave. Scusa, io ti vedo sempre in ritardo. Allora, tu puoi prendere un file, caricarlo nel VIC-20, bloccarlo, quindi dare run stop e guardate il listato. Oppure, come faccio di solito io per la pagina su Facebook, estraggo il listato con un PC, insomma, con su CBMP Regi Studio, e lì puoi farci tutte le modifiche. Infatti cambio i caratteri, cambio i tasti, se devi usare i tasti, mi do le vite infinite, insomma, faccio quelle cose lì e lo ricarico. Ecco. Comunque lo puoi fare, modificare, puoi farci quello che vuoi adesso con i programmi che ci sono in giro. Addirittura con i nuovi programmi, cito sempre CBMP Regi Studio, puoi disassemblare un gioco scritto in assembly e fare tutte le tue modifiche, cambiargli il titolo, vite infinite, invulnerabilità, tutte queste cose qua. Puoi inserire le tue cheat, insomma, lì. Sì, puoi fare quello che vuoi. Però purtroppo, insomma, non è bello perché non usi il VIC e usi il VIC soltanto come elemento finale su cui girerà, non ci sviluppi sopra. Però va detto che, insomma, farlo è un bel lavoro, un bel impegno, Allora, io sono nel secondo livello, però non vedo ecco. le Allora, devi cercare, devi pepite andare in d'oro. basso, basso o anche lì dietro, sai dove c'è quella rientranza lì, giù, Sì. giù, giù. Dove sono i mostri verdi? Ecco. Sì, ecco, compare. Ah, eccezionale. Quindi ha bisogno Ecco, anche di vedere nel passaggio dove. Quindi quindi devi probabilmente anche andare. dentro. Sì, anche lì dentro ci sono delle cose da nascoste lì dentro. Poi in basso dove sono i teschi, anche lì c'è della roba nascosta. Quando hai trovato tutte le pepite, ti compare la chiave e puoi cambiare livello. Poi ce ne sono alcuni livelli dove c'è l'ossigeno, quindi se stai fermo ti manca l'aria, va giù. Poi c'è quello dei mostri che ti inseguono, ti vengono dietro per tutto lo schermo. Lì ho fatto una routine di inseguitore stupidissima, nel senso che non è molto intelligente come roba, però, ripeto, non era quello lo scopo del mio gioco. E basta, insomma. Ho fatto anche una sequenza finale quando avevi finito, che scappavi dal palazzo Golem che crollava. Vabbè. Alla fine poi mi sono un po' stufato, ho piantato lì.
Però, insomma, per come è strutturato puoi andare avanti a costruire tutti i livelli che vuoi, finché Ah, non finisce la memoria. interessante, interessante. Allora, io sto cercando l'ultimo pezzo, chissà dov'è. E io tra l'altro non so aiutarti perché ti ripeto, ti Sì. vedo indifferita e non so dove sei o cosa hai già fatto se non l'hai già fatto. Prova ad andare sotto dove Ecco, c'è un trovata, reboot. trovata, Ecco. trovata. Io, È cioè, no, comparsa la chiave? è comparso ancora una pepita. Adesso dovrebbe comparire la chiave. Ecco qui, esatto, perfetto. Sì, diciamo che ci sono delle pepite che compaiono andando a toccare altri punti dello schema. No? Esatto, Non devi essere esatto. per forza adiacente, ecco. Ah, qua, vabbè, terzo livello è un'altra cosa. Qua bisogna stare attenti, ci sono dei trucchi anche qua. Poi ci sono dei livelli, adesso non mi ricordo se dal quarto o dal quinto ci sono i mostri che si muovono. Insomma, ho cercato di fare creare una difficoltà crescente, ma niente di particolare. Ecco, guarda, mi ha messo toccato basso per tornare a prendere la pepita su in alto. Eh sì, dovevo farti tribunare un po', dai, Eh non sì, potevo che non mi fai un po' fare. girare, devo fare un po' di movimento, se no faccio una vita troppo sedentaria. No, anche perché era voluto il farti girare vicino a quei mostri lì, che se si sbagli vai a sbattere e hai finito di giocare, perché cioè, hai una sola vita e basta. Ecco, Sì, adesso devi hai una trovare. sola vita, hai una sola Esatto, vita. Sì, devi adesso trovare la vengo. pepita che ti toglie quella Sì, buca lì, ecco, vedi. adesso devo trovare l'altra. Dove sarà l'altra? Oppure la chiave. Quindi io, cioè, non è detto, può darsi che io debba anche ripercorrere No, no, gli stessi spazi. O se vai nei punti, qua, esce ecco, ci subito. sono andato. Qui no. Vai dove ci sono quelle sfilze lì di mostri verdi. Sì, ecco, trovato, hai ragione. Perché adesso il gioco è un po' vecchiotto, non mi ricordo più Perfetto, neanche dove sono. trovata, è trovata chiave, via. Livello 4, eh. Livello 4, io non lo sto. Ti vedo ancora nel teco. È passato adesso il quarto livello. Sì, purtroppo Allora, c'è un leggerissimo lag dovuto appunto alla mia linea eccezionale, che non è fibra, no, ma quindi. tieni conto che allora, qua oltre a quelli lì esterni, ai quattro esterni c'è anche all'interno, vedi quel quadratino di mostri con l'apertura sopra e sotto. Lì dentro Sì. devi anche rientrare per prendere penso le ultime due pepite. Qua c'è l'ossigeno, vedi in basso che scorre. Ah, Oxy, ecco. che sta per ossigeno, se non fai la svelta muori soffocato. E tanto diamo il benvenuto a Kickoff, che ha approfittato di questi sound che ho inserito. Tra l'altro c'è. Ciao Esatto, Romagna. ciao Romagna, perché Emiliano, sai. Siamo i due, Emiliano Romagnolo, che vanno d'accordo e basta, poi gli unici due. Appunto, stavo dicendo, è Eh raro, sì, eh? è molto raro, ragazzi. Io, fra l'altro, comunque non è che abito lontano dai confini dell'Emilia, e appena mi avvicino verso i confini comincia ad esserci un pochino di astio. E pensa che ero, vabbè, la mia fidanzata abita in un paesino, appunto, che è Emilia, è già Emilia. E quando sono andato a un matrimonio con lei, il sindaco che ha celebrato il matrimonio ha sottolineato, e io ero lì che stringevo i denti perché non potevo star zitto, essendo romagnolo, sottolineava che il loro paese è Emiliano, non romagnolo. Attenzione. Eh sì, e lì è stato un momento che io onestamente ho sudato freddo, perché si è detto, se danno a scoprire che io sono romagnolo, sono rovinato, mi cacciano fuori dal matrimonio. Intanto Kikov scrive: ciao Romagna, salutone da un reggiano. Da un reggiano ci sarà anche Ved. Ah, ok. Ah, ma comunque, sai, questo gioco è il bello, che è rilassante. Io veramente mi rilasso, però Ma sempre sì, no, mantenendo una sorta di attenzione, perché insomma, quei mostri che sembrano lì tutti innocui, in realtà sono rompono i maroni. i quattro angoli, poi sai quelle camere, i quattro angoli, lì sono le pepite Sono e morto, ho poi, finito l'ossigeno. ma Ho finito l'ossigeno. sì, tieni conto appunto come ti Ho dicevo che tribulato era un troppo. esercizio per imparare a usare la ridefinizione dei caratteri, non aveva scopo di essere un videogioco vero e proprio, dai.
Però dai, mi sono divertito, è stato divertente farlo Guarda, e sei stato basta. bravissimo. Io ammiro comunque chi è capace di programmare perché io non sono capace, quindi per me sono tutti bravi, quello sicuramente, nella mia incapacità. Io le poche volte che ho provato a programmare era una calcolatrice Texas Instruments con le istruzioni e non ci sono riuscito. Quindi non sono riuscito neanche a fare la mongolfiera del Commodore 64. Quindi giusto Dai, per non è dirti, possibile. a copiare, io sbagliavo anche a copiare, quindi sono proprio negato, però almeno a giocare, insomma, mi divertivo. Dai, io uscirei dal tuo Vai, vai. capolavoro, dalla tua opera. Questa quando è che l'hai fatto? Scusa, non ti ho chiesto L'ho l'anno. fatta l'anno scorso. Ah, l'anno scorso, quindi è fresca, Sì, fresca, fresca. sì, sì, sì. Allora, tanto. Ah, saluto anch'io Kikov che mi saluta dalla Ora, chat. Kikopsi che è entrata adesso, siamo qui con Marco Bergomi, con il canale Commodore VIC20 Italia. Stasera è una serata dedicata appunto alle pagine più belle del retro game e il primo ospite e il primo canale insomma che ci occupiamo è appunto di Commodore VIC20 Italia. Allora, andiamo sul secondo lotto di giochi. Io ho segnato, anche col tuo aiuto, Squishem. Che lo so, te ridi per la battuta di prima, che io pensavo che fosse un gioco pornografico, e invece no, porca boia. No, dai. È un peccato perché qui non si possono mettere giochi pornografici. No, ma dai, poi all'epoca cosa volevi vedere, Ma ti vedevi giusto Samantha Fox, che eri lì dai. Vabbè, però che cercava di vincere la eri partita. No, sul fratellone, perché sul VIC20 cosa volevi vedere? vedi, magari non riuscivi a vedere le zizze, lì le vedevi un po' di più, ma. Eh no, avevi pochi pixel per vederle. Cioè, ci voleva una fantasia veramente Esatto. robusta. Vabbè, questo gioco qua dai, è un classico, abbastanza vecchiotto, dell'83 della Sirius. Devi andare su, se gli vai vicino puoi alzare le gambe e spatasciarle. Ah, posso alzare le Sì, gambe? sì, sì. Se tieni schiacciato, Ah. se non sbaglio, tieni Ho sulle visto, gambe. sì, adesso ho visto, sì. Ecco. Ecco perché mi sa, come cacchio faccio adesso? E se ti camminano sopra le mani non succede niente, basta che non ti toccano le gambe. E devi arrivare in cima. Poi arrivi in cima, c'è il paracadute. Prendi la cassetta degli attrezzi, paracadute, salti giù e cambi palazzo. Infatti no, la stessa cagata. Ora dice Kickoff che viene dalla live di Fabrizio. Allora, vediamoci. Allora, vediamo se riesco ad andare un pochino avanti. Ecco, cambia colore. Eh sì, più man mano vai su, poi cominciano a scendere anche dall'alto oggetti strani. Carino, gioco anche qua, l'idea è molto semplice, però insomma è uno di quei giochi che ti dici no, devo arrivare in fondo, non mi interessa, devo arrivare in fondo. Quindi ti resti attaccato. La famosa longevità del gioco. Ah no, mi ha preso. Ecco, tirar sulle gambe è un attimo, bisogna farlo nel momento opportuno, ovviamente, cosa che non ho fatto. Quindi devo arrivare in cima e prendere il paracadute. Sì, in cima tu su c'è una cassetta degli attrezzi, la prendi e lui si lancia giù con il paracadute. Ora sono riuscito a fare qualcosa di interessante. Ah, qui devo fare. Occhio! Sì, c'è caduta massi anche, quindi è un altro Esatto. gioco. Via, via, via. Mamma mia. Beh, comincia a essere complicatuccio, man mano Eh che sì. sali le difficoltà si palesano. Però sai, anche questo è un gioco abbastanza semplice, scarno, però No! ha qualcosa di. Ora dice Kiko come martella questo suono. Questo è un suono, sì, magari un po' ripetitivo. Adesso aspetta, lo abbassiamo un pelino, magari. Sì, la musica di questo gioco è
Fa venire un po' l'ansia. Dopo, mentre sei al lavoro la mattina, dopo lo ripeti, Sì, ti viene in esatto, ce l'hai proprio nell'orecchio. mente. Oh, sono riuscito a prendere. Sì, la puoi schiacciare. Eccola lì. Io lo vedo adesso, fa un po' Sì, sì, te. sì. Ecco, Beh, un paio adesso. di forbici che mi cadono in testa è fantastico. Beh, io li posso anche schiacciare comunque, a Sì, quanto pare. alzi le Ah, gambe, ecco, molli. ok. Questa è una parte non da poco comoda. O saltare o schiacciare. Via. Ecco, Enzo, ad esempio, Enzo, qual è il gioco preferito da Enzo? Bella Te lo domanda. sai? Lo sai qual è il gioco preferito da Enzo? Ma voi un po' vi conoscete. Conoscete un po' i gusti, i vostri gusti. Allora, ha fatto diverse volte dei video su Hunchback che sì, vuole assolutamente finirlo o comunque andare più avanti possibile, però non so se sia il preferito, ecco. Perché Hunchback per i 20 è veramente una sfida alla sanità mentale, ecco. Hunchback sì, Difficilissimo. Hunchback è difficile veramente, uno di quei giochi che io ho sempre fatto fatica a giocarci. Dai, io direi di uscire da questo gioco perché comunque è bellissimo, è un Esatto. bel capolavoro, adesso così riusciamo magari a vedere anche qualcos'altro. Allora, andiamo a caricare, vediamo un po'. Il secondo che abbiamo visto che è Xeno 2, che mi hai detto che è veramente un bel capolavoro. Sì, Allora beh, io. questo merita alla grandissima. È dell'Anirog. È suddiviso in quattro livelli, sono quattro mini giochi praticamente, uno dentro l'altro. Poi si ripete ovviamente, però mi piace un sacco. Il primo livello devi scendere dall'astronave e atterrare senza schiantarti contro i meteoriti. Il secondo blindarti, tu devi scappare. Sì. Poi c'è una versione di come si chiama? Space Invaders, diciamo. E l'ultima c'è l'astronave nemica al centro, anche qua che sono degli alieni che vengono giù e la devi distruggere. Allora, dice Kickoff, Caduta Massi e l'Arrampicatore sono dei classici a cui ho giocato su Commodore Esatto, 64. Ma mi sì. piacerebbe vedere se c'è il porting per VIC-20 liscio e in versione 32K. Sì, ci sono. Adesso bisogna capire lui cosa intende per caduta massi. Aspetta che vado a cercare se è quello che intendo io e le dico subito se c'è. Cosa ho combinato? Devo solo scendere. Porca boia, no! È tipo Jupiter Lander questo, però. È più semplice, dai. Sì, io sono riuscito a renderlo non semplice, quindi. Allora, se Kickoff intende caduta massi Boulder Dash, Ah, sì, è vero. c'è. E te l'ho messo nella compilation che ti ho messo a te qua ed è Boulder Dan ed è per VIC-20 in espanso. Parlavano di una conversione a 32K, ti puoi spostare a destra e a sinistra anche se vuoi. Sì, ma ogni tanto mi prende leggermente veloce la caduta. No, Puoi rallentarla anche lì. Rallenta, rallenta. No, però non posso salire, vero? Posso solo posso rallentare. rallentare. Ah, ok, ecco, invece io ogni tanto penso di salire, in realtà no. Forse ce la Comunque c'è faccio. caduta No, massi. ce l'ho fatta. No, perché sono esploso? Dai, dai, che. Mi ha fatto esplodere. Devo aver sbagliato Perché? sicuramente qualcosa. Non è che sei arrivato giù troppo veloce? Sì, hai ragione, adesso ce l'ho fatta. Prima o poi ce la faccio, dai. Dai, adesso questo qua devi stare attento a non Devo. farti beccare. Ah, ok, c'è un secondo livello che cambia schermo, bello. Sì. Scappa più che puoi e finché sono fermi sparagli così perché inizialmente hai No! un secondo o due Ma sì, ma anche di meno. bonus per sparagli subito appena puoi. Ma dai, ma è difficilissimo sto Eh pezzo sì. qui. No, no, no.
ai comandi che non mi sono molto favorevole. Ma dai. Ah, ce l'abbiamo fatta, eh. No, ne ce n'era un altro uguale. No, ce ne sono tre di questo tipo qua, eh. Ecco, tre round, diciamo, uguali. Poi cambi livello. Io devo cercare di ucciderli subito, di Sì. sparargli subito, perché sennò diventa un problema. Appena Il si gioco, secondo avvicinano. me, il trucco è continuare a muoverti, stando negli angoli. Quindi cambia angolo e io di solito li tengo a bada così. Ok, questo ce l'ho fatta. Vediamo se si riescono. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Ah, dai su, forza. Sì, dai, questa volta ce l'ho fatta, effettivamente di fare tre livelli prima di passare quello su. Beh, è bello perché comunque c'è una variabilità, io adoro queste cose qui, Sì, tu fai conto che all'epoca, cioè, non è che potevi avere chissà che cosa, ti trovavi un gioco del genere, insomma, dicevi, cavolo, come i livelli che ho visto al bar o comunque in sala giochi, insomma, era tanta roba, ecco. Ma tanta, tanta. sì, dopo diventano Space Invaders. Esatto, e poi c'è un come potrei dire, un Phoenix forse, cioè Phoenix, c'è sì. l'astronave centrale. E devi distruggere le barriere sotto. Insomma, ricorda un po' Phoenix. Questo qua, se non ricordo male, ho bisogno di 16K per giocare. Sì, 16K. E insomma, merita. Non capisco nemmeno Phoenix. Non so. Ballato. E qui l'unica cosa è che le astronavi sono statiche, via. È strano perché si Inimici. muovono di solito. O si è impastato qualcosa. Adesso Ah, può essere. Adesso c'è c'è l'astronave lo tipo schema. Phoenix. Esatto. E No, poi ricomincia. qui si muovono. E qui sono cavoli. Porca boia. Questa è una pioggia di missili che cadono anche dove non sparano. Porca boia. Vediamo. Ma io devo. La tremenda difficoltà dei giochi del Vic 20. Sì, c'erano dei momenti veramente frustranti Pochi pixel e e ogni tanta volta che ti difficoltà. sposti un disastro. Però vabbè, cioè, quello c'era, Porca boia. con quello ci si divertiva. Eccezionale. Però io qui devo rompere quella che è quella barriera, quella specie di Esatto. barriera scorrevole. Esatto, cos'era il gioco? Phoenix, no? Che è il mostro Sì, finale. dovevi, diciamo, Era. Vabbè, che ce n'erano aprire tanti, la insomma, di tutto. protuberanza per colpire poi Esatto. all'interno nel cuore dell'astronave. Anche Gorf, se non erro, Esatto, Gorf al eh. quarto livello, c'è questa Sì. Ecco, astronave madre da colpire nel punto. anche Gorf è un gioco bellissimo, Esatto. Te l'ho messo, se non sbaglio, eh. Sì, nella compilation. questo è che l'ho già portato via nelle Certo. puntate che ho dedicato Insomma, difficile, i giochi 32K. Questo veramente, anche questo è bellissimo, ragazzi. veramente difficile, però merita. Sì, c'è una pioggia di missili che ti lascia veramente. Poi la tua astronave comunque è abbastanza grande, quindi Esatto, è un facile è un bersaglio. facile bersaglio, veramente un facile bersaglio. Esatto, come dice Kickoff, esattamente qui è proprio Phoenix. Solo che mi spacco io invece che si spacchino loro. Si spacca a metà l'astronave, fantastico. Dai che Invece il Phoenix si spaccava. ti manca poco, diciamo così. Perché se guardi in Ecco, alto la barriera, ce l'ho fatta. ecco. Incredibile. Vabbè, io, sembra di avere le vite infinite. Io ho messo no, 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 ma sono venute fuori tutte le vite infinite. Meglio, così vediamo fino in fondo. Adesso ricomincia praticamente.
E qui riparte ovviamente dal Esatto. primo livello. Diventa sempre più complesso e Sì, a vabbè. me mi sembrava già complesso, Eh sì. la prima partita con queste nuvole che... Vedrai andando avanti. Devi beccare a volte anche il momento giusto per scendere. No, mi ha preso. Sembrano dei popcorn che stanno passando. No, ma sono arrivate quattro nuvole in fila. Ma come faccio? È impossibile. Devo stare attento quando scendo. Quando apro il portone. Porca boia, ma scende come impicchiata. Bisogna stare attenti a quei particolari lì. No, no. Ok, sono riuscito. Vabbè, qui riparte da capo, ovviamente, rifà tutto il suo percorso. Allora, vediamo di uscire anche da questo gioco, che è bellissimo, grazie, perché veramente questo mi è piaciuto. Io, quando trovo i giochi con i livelli variabili, Ce n'erano un veramente po' mi pervertenti, ce piacciono. n'erano un po'. Come ad Sì, esempio. sono rari, in linea di massima, magari... Se si Beh, puntava molto alla pervertiti ne hanno fatti un ripetitività, po', questo eh. invece ne uscì, è bellissimo, bellissimo. Allora, ritorniamo qua, andiamo a vedere, attaccare il nostro disco. Uno degli altri giochi che mi hai consigliato, che sono tutti veramente bellissimi finora, non se ne... è Get More Diamond, che Bello, recente. Recente questo. questo ha tanti Questo. cap, eh. Cosa Sì, significa? sì, sì. Ha una mappa molto grossa, quindi ha bisogno di RAM per farcela stare. E è recente, se adesso non mi ricordo se dell'anno scorso o di quest'anno addirittura, comunque molto recente. Devi collezionare i diamanti per uscire dal livello. Devi stare attento, ci sono le chiavi da prendere anche. Tu sei quel personaggino in alto, una specie di, adesso non so In definirti basso, cosa sia. Ok, porca boia. tu sei lì in basso, devi saltare senza farti prendere dai nemici. Eh Ma salta veramente come una cavalletta. sì, eh sì. Ora, che cosa dice la PC? Ho visto che hai aggiunto le reazioni per gli spettatori in live che si possono selezionare da PC, però non li trovo da smartphone, mannaggia. Sai che non lo so da smartphone come si fa a utilizzarli? Non te lo so dire. Purtroppo non lo so, però magari qualcuno in chat ti può Ah, aiutare. io non so Che io, neanche come si vabbè. fa. Sono andato a infilare tutte, anzi penso che ci sia anche qualcosa di Star Trek, fra l'altro, degli audio di Star Trek. Hai progetti? Domandone, Io? sì. Allora. Sì, ma li sto facendo per il cugino in questo momento. Ah sì? Sì, no, sto scrivendo anche lì un giochino pseudo testuale con mini giochi dentro, però lo sto facendo per il Commodore 64 in questo momento. Interessante questa cosa. L'idea sarebbe poi di portarla sul VIC, ma ho paura che non ci stia con la RAM. Boh, vedo cosa riesco a fare e soprattutto il tempo che ho perché è un periodo col lavoro dove non ho poi gran tempo per mettermi lì, quindi insomma faccio un po' fatica. Ora tanto sei arrivata Kika. Ciao Kika, Ciao, ben ciao, arrivata. La mia compagna di salsa e merengue, te la ciao. conosci Salsa ovviamente. e Più merengue che salsa. Ma sai che è bellissimo questo gioco, eh? È veramente bello. Mamma mia. no, questo qua è carino. Beh, tieni conto che è recente, quindi poi godi di tutti i vantaggi Ciao, Kika, ciao! Godi di tutti i vantaggi dello sviluppo su Windows o Mac, insomma, quindi programmi PC. Genera come si chiama? Un eseguibile molto, molto compatto, nonostante
e ci puoi far stare dentro di tutto, ecco. Anche perché guarda che la mappa di questo gioco qua non è piccola, è bella Porca grossa. boia. No, ma infatti è grande. Io ogni tanto sbaglio strada e scopro che c'è altro. C'è Eh sì. altro. È veramente eccezionale. Cioè, sono riusciti a costruire un gioco, diciamo, con una vastità anche di Sì, tra l'altro livelli, sono così. stato Una uno mappatura. zufolo, Porca potevo boia. darti la mappa addirittura e non te l'ho mandata, porco cane. Servirà per un gameplay, ecco, sì, quello sì. Ah, comunque se vai su Google, Porca boia. cerchi Get More Diamond V20, ti esce il sito che è stato sviluppato da Derek, questo tizio, perché è ovviamente un ombrio anche lui, e nei file da scaricare c'è la mappa. Ah, ok. Dove sono segnati tutti i vari diamantini, le chiavi, insomma. Questo è un giochino da farci veramente una live completa. Porca boia. Questi sono i giochi che piacciono ad Alex Tiger. Ah sì? È vero, beh, sì, lui aveva fatto anche, beh, per i nomi, però non me ne ricordo. Giochi alla Ghost and Goblins, però non mi ricordo come si chiama. Invece, chi che è amante di Monkey Island? Vabbè, insomma, chi non è amante di Monkey Island, insomma, un gioco del genere stramerita. Invece, tu non lo sai, io sono amante del molo. Perché ridi? Scusi. Perché il molo, insomma, ci portavo le ragazze. Ma c'era un motivo, cazzo, c'era un trucchetto, via. E ho conosciuto Kike al molo, cioè, non come ragazzo, c'è già il fidanzato, po Certo. poveretto. Cioè, Dici così perché non è con te, se no rischi di porco d'inzioli. beccarle. Sì, ma anche questo tipo di gioco è molto bello su Commodore. Molo Man mi chiama Kike, effettivamente, è vero, ma giuro non mi ha toccato. No, no. Non avrei mai usato, io sono un signore, ragazzi, non è che. Porca madosca, c'ha dei punti complicati, però è bello, veramente bello, guarda. Poi, tra l'altro, questo personaggino è anche abbastanza buffo. Ha delle animazioni, per quanto siano sprite così piccoli, comunque ha una bella animazione. Tieni conto che questo dovrebbe essere un carattere, quindi hanno modificato il Ah. carattere e si sposta sullo schermo come carattere. Quindi tu puoi modificare anche i caratteri. Sì, è la tecnica che ho usato anch'io per Golem. Certo, questo qua è fatto in assembly, infatti si vede, Porca si boia. sposta pixel per pixel. Io invece spostavo carattere per carattere, quindi fa uno step di 8 bit alla volta, 8 pixel alla volta, scusa. Ah, ok. Kiko dice, Sono 8 Sam è un byte. signore, grazie, non so. Cioè, sono bellissimo, ma anche un signore, ragazzi. Cioè, no, no, pecco di modestia. Ma io questo giocherei veramente per ore. Tieni conto che questo è il No, seguito. cazzo. Perché Se c'era. dovessi uscire con una ragazza, vabbè, io sono fidanzato. Per carità, ma un esempio, e giocare a questo, forse giocherei a questo. No, ma non dirne più. No, io sono già fidanzato, quindi non potrei uscire. Non posso uscire, quindi mi consolo giocando a questo qui. Bene, io tanto saluto la mia ragazza, che non mi starà guardando perché lei adesso è in Ucraina, quindi non credo che a quest'ora mi guarda su Twitch perché c'è poca connessione, tagliano sempre corrente, quei maledetti. E quindi farà fatica. Bello, bello, bello. Io direi di uscire da questo. Questo è veramente un gioco. Adesso io me lo segno. Perdonami, E me lo c'è anche il segno. precedente, né? Che c'è Get the Diamonds, Ah, la che prima è il versione. primo, sì, e questo è il secondo, è Get More E Diamonds. Get More. Qui di più. Se puoi prendere Esatto, molti più diamanti. esatto. È Veramente carino bello. anche il primo, eh? Carino, veramente. Allora, dai, andiamo a caricarne un altro. Facciamo veramente una.
Una mitragliata Una questa serie di mitragliata di giochi, giochi, veramente, mitragliata di ragazzi, giochi. straordinari. Beh, io adesso mi sto facendo, perché io, sai, mi ero fossilizzato con quei pochi che avevo Ma e guarda adesso che sto tu scoprendo il non ne hai idea mondo. di quanti ce ne sono e ne sono usciti ultimamente. Basta che vieni sul nostro gruppo, scorri a caso, E te ne trovi uno. ma che mille. Cioè, uno senza, ogni volta, ogni passo che fai ne trovi uno. Ma Quindi, ragazzi, tantissimi. vi consiglio assolutamente di andare nel gruppo di Commodore VIC 20 Italia. Adesso vi metto, rimetto di nuovo il link, così fate anche Venite, prima. venite, venite. Ampio parcheggio, Andate, andate. ampio parcheggio e biscotti Esatto, per io ci tutti. sono già, ragazzi, quindi piacevolmente già da diversi anni. Ogni tanto metto qualche cagata anch'io. Mai, mai cagato. Ma sempre brodo. Allora, vediamo. Questo, questo, Ma già, questo. io già vedo i Recentissimo. colori. Io già vedo i colori qua. Mi fanno sognare questi colori. C'ho Questo è recentissimo. Insomma, la ha un pillola nome blu. strano. Sembra Mario, Super Mario, ma un po' cicciotto. Sì, allora qua devi raccogliere tutti gli elementi senza farti beccare, puoi sparare con gli affari lì, se non ricordo male, perché è un po' che non Ah, ci sì? Vabbè. gioco. Ah, Infatti. per sparare, arca boia, per sparare devo tirare in su. Ok. Sì. Ah, ma poi escono fuori anche, una volta che gli spari, esce fuori anche della frutta, non so cosa sia. Punti. So, punti, diciamo, bonus. Devi raccogliere tutti gli elementi allenati. Sono elementi dei circuiti elettronici, quindi diodi, condensatori integrati. E mi ricordo che qui aveva fatto un bel video anche Enzo, ha fatto un video spiegone per questo gioco qua. Hai finito il tempo. Sì, ho finito magicamente il tempo perché me la sono menata alla grande. Però come faccio ad andare lassù? Devi riuscire a, ecco, vai lì e salta, vedi che c'è, ecco le frecce, però no, devi andare, dovresti saltare su quella centrale lì, perché non ti fa saltare? Guarda, ti ripeto, io Ah, sai ecco, devo che andare proprio nel bordo, adesso ho visto. Devo sì. saltare proprio dal bordo. Se no, non ce la fa. Dai, dai, Ecco. sbrigati. E poi devi cambiare schermo entrando in quella, come si Ma chiama? porca Porta puttana, magica là. ci sono caduti in pieno. Vabbè, adesso ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ragazzi. Non vi preoccupate, ce la farò. Sono morto. Out of time. Ecco, il tempo mi frega, quindi ho bisogno che sia un pochino più celere nel arrivare. Però, ecco, devo saltare proprio sul bordo, se no, Sì, non. Ecco, sono riuscito a famoso. comporre il livello, eh. Bellino però, graficamente eccezionale. Mi Sì, piacciono dai, insomma. anche le grafiche anche di inizio e fine livello. No, aspetta. Qui c'è un occhio, bellissimo. Sembra un Sì. sushi che. Bisogna stare attenti perché non è molto amichevole. Allora, io sparo male, forse. No, forse non ho tutti quei proiettili che Hai pensavo di finito, mi avere. sa, i Ah, li ho finiti. proiettili. Vabbè, ecco, io non ho badato a spese e quindi. Ecco che comincia. Porca boia. Ti mette sull'impreavviso. E quello Eh sì. è una bella cosa. Ti mette nel preavviso che sto per morire, ragazzi. Quindi vi saluto. Sono morto. Beh, inizia ad essere complicatuccio. Una volta che Sì, passi. poi insomma. Però è elaborato benissimo, eh? Elaborato veramente Ma bene. sì. Altro anche qua gioco fatto con, forse se non ho capito male, Turbo Rascal dovrebbe Turbo Rascal, ma essere. Syntax Error Turbo Rascal. quanti sistemi ci sono di. Se vuoi imparare, cioè se vuoi programmare direttamente in Assembly, uno comodo, beh, c'è BMP Regi Studio, Kickassembly, c'è, ma ce n'è un disastro, adesso non mi vengono in mente così. Ma Sì. L'ha KickAssembly, cos'è? Fatto da Kika? fatto lei, sì. Ah, beh. E qua potremmo chiederglielo. Kick Assembler. Poi c'è C64 Porca Studio. puttanaccia. Ah, poi ci sono due basic evoluti che sono UG Basics Sì. e poi c'è XC Basic, che sono due linguaggi evoluti.
basic che poi vengono compilati. Quindi, insomma, di strumenti nuovi per sviluppare ce n'è in abbondanza. Invece il rapporto che c'è tra Commodore e VIC-20, cioè in termini di programmazione, sono uguali, simili? No, no, no. Vabbè, sì, condividono lo stesso linguaggio Basic, che è il VB1, versione 2, però ovviamente il 64 rispetto al VIC-20 ha indirizzi diversi di memoria e di conseguenza non puoi usare le stesse cose. Beh, se chi che vuole un VIC-20, io mi offro volontario, ne ho parecchi, se ne vuole uno. Guarda che dopo glielo devi spedire, non è? Ah, no, Non non c'è ti problema. salvi con Kika. Quando gli dici una cosa è quella. Io devo ancora spedire una rivista, figurati. Ne Vabbè, Cos'è sto che ti per manca? Ah, ti morire. manca quell'integrato lì. Sì. È che se io non prendo l'integrato. Ecco, ce l'ho fatta, via. Se non prendi l'integrato verrai disintegrato, quindi. Che Esatto, disintegrato. poi se il disintegrato è quando ti pizzica. Che. Vediamo come. No, perché? Porco cane, ma tu dici delle robe che io vedo dopo qualche secondo. È bruttissimo. Tu dici delle robe che io vedo dopo qualche secondo, un bel po' di secondi. È bruttissimo. Cosa ho detto? No, che ti succede delle cose. Se Ah, dico quelle qualcosa, brutte, sono ma sempre a quelle brutte, brutte. È ritardo. vero, sono quelle lì. Mi succedono. Ho questa. Porca bello, l'ho ammazzata. No, perché? No, veramente. Ma qui muori, dei poveri integrati ti uccidono come. No, il tempo. Però il tempo, dai, potevano un po' tenere un pelino più lungo, dai, un Ma pelino. adesso vedrai che uscirà anche qua la versione crack. La versione super cracker. Cos'è successo? No! No, il flauto del Titanic, no. Il flauto distorto del Titanic, no. Dice che meraviglia chi che effettivamente è meraviglioso il flauto del Titanic che mi accompagna in questa dura sconfitta, via. Nella disfatta. È la disfatta, però è un gioco bellissimo. A parte che mi piace colorato, grafica, presentazione, eccetera, tutto è bello, 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 bello. Poi la difficoltà, ovvio, che è intrinseca a questo gioco, però. Va giocato e poi magari con calma, perché sai, in live poi non è che riesci a fare, devi guardare tante cose, tante cose. E qualche scusa devo trovarla, no? Ma giusto, mi sembra minimo. Allora, dai, passiamo al prossimo gioco che mi hai consigliato, che questo è un Ombrio, giusto? Si tratta di Sì, Monza sì, 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 sì. GP, Monza GP, ragazzi, qui. Anche questo, Ecco, recentissimo. perché io nel VIC20 mi sono sempre chiesto appunto i giochi sportivi, adesso vabbè questo è di corse, un po' diciamo quelli che sono i migliori giochi sportivi. Io ad esempio col calcio, non lo so se c'è un No, calcio, no, no, il calcio è già un po' più c'è complicato. qualcosa di simile, ma niente a che vedere con il fratello maggiore, C'ha il nome assolutamente no. calcio. Allora, noi possiamo scegliere il Select Mode, cos'è, a tempo o... C'è tempo oppure la gara, insomma, quindi puoi fare la gara a tempo, quindi, oppure la qualificazione con le macchine, così arrivi primo o secondo. Ok, qui abbiamo la Ferrari. Visto Mi sembra il minimo, insomma, giochiamo in casa, che dai. sei, esatto, nella zona giusta, io per un verso, te per un altro. Diciamo che io sono vicino al Gran Premio, cioè Sì. proprio al circuito, e tu invece a chi fa la macchina. Esatto. Beh, comunque qua da me c'è poi Imola, c'è una bella Ah, beh, sì, è pista che vero, adesso è c'è anche quello. stata un po' rigenerata via anche col Covid. C'è la famosa pista di Imola, che era il vecchio Gran Premio di San Marino. Perché San Marino e Imola sono distanti, non so quante centinaia di chilometri, però la pista è quella.
dove poi Chicca ci è lascia, sì. morto Allora, Ayrton ciao Senna. Chicca, ci vediamo. Ciao Chicca, Chicca adesso va a posare la sua dentiera nel bicchiere. No, dai. Sì, Chicca è un po' una vecchietta, quando vanno a letto le galline, poi dopo un po' ci va anche lei, giustamente, perché ha una certa età, non regge il giovedì. Allora. Samuele esplode in diretta, me l'aspettavo, non so perché aspettavo questa Insomma, insomma. battutona di Chicca che ormai sarò esploso almeno un centinaio di volte. Ma sai che è proprio bello, 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 Sì, insomma, se pensi che è un bello, V20, insomma, qualcosa di bello. Cioè, dai. bello, bello, bello. No, no, assolutamente, poi la macchina è Tieni. fatta bene, ci ha parlato, sei qui proprio dentro l'abitacolo, che è una visuale che non è che venisse usata poi dappertutto, eh? Cioè, pensi Dico anche solo io. pole position, te vedi la macchina, non l'abitacolo. Che pole position anche per V20 non è niente male, neanche quello, Sì, quindi assolutamente. E fra l'altro è uno dei giochi più belli, pole position. Chi non si ricorda il pole position? Chi non se lo ricorda? non te l'ho messo, no, ho fatto una bella cavolata, dovevo metterti anche quello lì, però veramente ce ne sono talmente tanti che cioè Non sai cosa scegliere. no, è vero. Ma qui c'è da fare veramente tante di quelle live, insomma, con VIC20. È un po' paragonabile un Beh, po' a ma tutto cioè, quello che è uscito per Commodore, insomma, c'è una esatto, cioè ce vagonata ne di c'è roba. tanti. Esatto. Tanta roba Sarebbe. brutta anche, però insomma, e anche No, tanta cosa. beh, certo, beh, poi alla fine nella massa, no. Esatto, ma ce ne sono tanti, sia per il 64 che per il 20, sono uscite delle robe inguardabili e ingiocabili che però insomma, per fortuna c'era anche delle robe interessanti. Beh, è Adesso vado alla bello che ha cerca. messo anche i colori alle altre macchine. Okay, guarda che hanno curato i dettagli in questo gioco che No, lo Kickoff rendono chiede se bellissimo. questo. No, questo non è pole position. Questo è Monza Grand Prix. Pole position dell'Atari è un altro. Che è veramente bello anche quello. È Ma questo veramente è stato bello. programmato in Italia? Scusa la Sì, è domanda. stato fatto Sì? da. No, aspetta, no, 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 aspetta, ti dico chi è che l'ha fatto, perché io a memoria non mi ricordo niente No, di giusto perché videogiochi. c'è Monza GP che insomma è una pista italiana. Aspetta, mi conviene andare direttamente a cercartelo su Denial e lì vediamo chi ha fatto questo affare qua. Ah, ecco, c'è un sito dove noi possiamo trovare Sì? magari le novità, come tipo c'è CSDB per Ma vieni Commodore. sulla nostra pagina, ma scherzi, se vieni sulla nostra pagina c'è tutto istantaneo. No, adesso parte gli scherzi. Io uso come un sito di riferimento Denial, che è un forum Sì. di Jeff Ah, Daniels, che insomma, e lì trovi parecchia roba. Allora, Grand Prix è stato fatto da, non è italiano, si definisce Orac, autore AJ Leiden, 16K, ed è, no, no, comunque non è italiano. Sarà un super appassionato, che ne so. Super Monza Grand Prix. Ah, Super Monza Grand Prix, questo è il Sì. titolo, Sì. diciamo, del gioco, ecco. Ma è veramente bello, eh? Bello, 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 Sì, dobbiamo sempre fare un ragionamento dicendo questo è un VIC-20 che ha 16K, perché questo gioco qua usa 16K, quindi 16K ci hanno fatto stare questo affare qua. bello. Ti ha fatto stare Musiche. questo capolavoro, questo piccolo capolavoro. Tra l'altro, vedi. Cioè, e anche poi hanno usato un po' anche astuzie, immagino, programmatiche, cioè di Beh, programma, perché certo, poi sì. i pneumatici hanno solo una bordatura e quindi sfruttano il nero Della strada. della strada, e però danno l'idea di muoversi perché hanno quel La lampeggio, lineetta, quella lineetta esatto. che lampeggia, che ti dà insomma l'idea del movimento della ruota. Il volante, come vedi, ha due mani, quindi comanda la cloche insomma a bordo, è veramente fatto bene, ragazzi. Gli avversari insomma sono auto da Formula 1 con gli alettoni posteriori, quindi non, insomma hanno curato bene un po' tanti particolari, anche il fondale, devo dire il fondale
è ricco insomma di elementi, cosa che Sì, magari c'è un po' di poteva essere tutto. non scontata, ecco sta cosa. Ripeto, facciamo sempre mente locale su che macchina sta girando, quindi non è che è una PlayStation o 5 o cosa del genere. È una macchina, insomma, inizio anni 80 con un processore video, insomma, che ha i suoi problemi, i suoi vantaggi e svantaggi, e ha solo 16 mega, più che mega, K, quindi poca roba. Sarebbe stato bello un 16 mega a quell'epoca. È vero. Vabbè, io credo sempre che poi ogni cosa ha il suo momento, ma ci siamo divertiti con così pochi K, figurati. Certo. È un disastro, sto andando malissimo, sono tredicesimo, dodicesimo. Beh, insomma, c'ha la sua difficoltà, però è veramente un gioco eccezionale, eccezionale. Ma sì, dai. Per me non è niente male, Ecco, questo qui, diciamo che è una nuova programmazione, ma io immagino sempre, diciamo, se tornassi indietro nel tempo, che questo qui magari era uno dei top giochi, magari venduti in un determinato periodo, perché ovviamente qui c'è una crema di divertimento che, insomma. sì, qua probabilmente l'avrebbero messo o su cassetta o in cartuccia. Perché effettivamente, insomma, ho Allora, il qui tanto podio. siamo arrivati alla fine, bellissimo, perché c'è il suo podio dove dice sei finito undicesimo, sei finito, ma intende sei Vabbè, finito, cioè proprio proprio finito. finito, testo come prima chicca che mi ha fatto esplodere in diretta in 1200 pezzi. Ora, Kickoff dice, io dico sempre che il VIC doveva nascere prima con il BASIC 2.0 e il Commodore 64 molto più tardi con il BASIC versione 7.0. Ma io azzardo qualcos'altro. Io avrei detto, visto che c'era già il 4, andate sul PET, ma dategli il 4 anche al VIC, no? Avremmo fatto cose ben più succose, secondo me. Esatto, Però vabbè. esatto. Però, sai, noi facciamo tutti sogni, ragionamenti, Esatto. magari ci riflettiamo un po' in quel periodo, pensando, diciamo, ai tempi moderni, effettivamente. No, ma poi immagino il costo anche. Visto che doveva costare poco il VIC, l'obiettivo era costare pochissimo, infilarci il BASIC 4 sarebbe stato Ecco, decisamente più costoso. era un po' all'epoca sicuramente i componenti erano cari, molto, veramente molto Parecchio, cari. Cioè, non, parecchio. magari adesso non ne abbiamo idea perché qualsiasi cosa che compriamo è sicuramente molto più evoluta, anche un qualsiasi cosa, ma effettivamente i componenti erano cari, molto cari, e le vendite erano. I prezzi di vendita erano in funzione molto spesso non tanto della carcassa della tastiera, che forse erano quelle che Ma no, costavano meno, quello. ma di piccoli componenti hardware interni che ne determinavano poi il costo. Se pensiamo solo alle memorie, no? Memorie Esatto, avevano erano le dei parti più costi costose. veramente enormi, enormi. Ora, io nel frattempo ho caricato Hero, perché se prima me l'hai detto io. Questo è top dei top. Fighe. Conversione, secondo me, addirittura meglio dell'originale su Atari 2006. Per me, Allora, bellissimo. Original Game by John Watts Rizin. Questo stramerita, figo. Questo fratto è un gioco bellissimo. Sì, io su 64 non so quante partite avrò fatto. E questo è proprio tipo Atari 2006. Proprio il gioco originale sull'Atari 2006. Allora, qui abbiamo già cominciato male. Arcadinci, c'è la bomba che devo piazzare. Mi sono piazzato la Devi bomba piazzare da la bomba. solo, sì. Solo che me la sono piazzata da solo. Ti Ma sei fatto sono saltare le morto. gioie. Sono morto, sì, esatto. Okay. Porca, Troppo poi questo vicino, devi ragno scappare. cerca guadagno. Allora, devo salvare, lo metto. Esatto. Però perché scoppia subito la bomba? Sono io Hai pochi che so secondi. scarico. No, viatene! Sono troppo lento io, cioè. Abbiamo scoperto che sono lento anche questo gioco. All'epoca ci voleva a capo della marketing John Scully, della Pepsi Cola. Adesso rifaccio la partita, ma è anche qui veramente No, guarda, straordinario. Devo sbrigarmi a scappare, questo l'ho capito. la giocabilità di questo gioco, io ho anche ero per l'Atari 2006 e merita.
Secondo me è fatto decisamente meglio. Poi, vabbè, ci sono gli estimatori della Terra 2006 che si incazzeranno. Però, insomma, per me merita questo gioco qua. Fatto veramente bene. Insomma, la Commodore, secondo me, parlando di quello che sta dicendo Kickoff, io ho questa idea malsana che avrebbe dovuto puntare sul V20, farlo crescere con delle espansioni, con degli upgrade da mettere dietro nelle varie sue porte, anche user port, e poi sviluppare parallelamente il 64, andare avanti con questi due progetti. Hanno creato la serie 264, bellissimo, un basic fantastico, però anche lì totalmente incompatibile con gli altri. Cioè, non avrei fatto dispersione di energie e denaro. Discutibile per me, però questa è la mia opinione, non c'ero, quindi non ho avuto la fortuna di partecipare, quindi non, Anche se eri in quella foto, come tutti cioè sappiamo, insieme a Enzo, almeno sarebbe stato fantastico essere lì con loro. beh, sono un po'. Io guarda, mi è pianto il cuore perché non so se tu lo sai, ma William Shatner, qualche anno fa è stato a Bologna. Ah sì? Ma Sì, era stato a per cosa? Bologna. Ad una festa dell'umidità. Ah sì? Sì. E veramente, guarda, mi è pianto il cuore perché io volevo andarci, ma no, sono esploso. Perché si No, poteva vai giù, andare vai giù. lì Vabbè, ormai. e farsi una foto. Porca boia, anche al Vabbè. buio adesso sono andato a Con spegnere il la grande luce. capitano Kirk. Esatto, c'è la possibilità di farsi una foto adesso con la modica cifra di 50 euro, le avrei spese volentieri, figurati una volta nella vita, che vedi il tuo personaggio, solo che poi alla fine l'epoca era ancora sposato, non potetti andarci, quindi. Però veramente lo rimpiangerò per tutta la vita, perché quando capiterà mai un'occasione del genere, non capiterà mai più. Effettivamente, beh, però mai dire mai, dai, insomma, ogni tanto vengono questi personaggi famosi alle varie fiere, anche le nostre, magari a un, non so, un Bologna Nerd piuttosto che, altro, ma lo fanno ancora l'anno prossimo, sentivo che forse non lo facevano più, boh, Sai che non lo so, porco d'inci. Però magari ti dico, a Bologna, tu non sei lontanissimo da Bologna, via, quindi un'oretta e un'oretta e mezza, c'è un negozio che io ho mezza. scoperto anni fa, è da lì che ho poi saputo il fatto che Kirk sarebbe stato lì a Bologna, alla festa dell'unità. C'è un negozio dove vendono articoli degli action figure, no, cose del genere. Ma è un signore che è un iper appassionato di Star Trek e ha praticamente creato un museo sottostante al negozio, ma pieno di roba, ha tutti cimeli originali. Cimeli originali, Interessante. sì, cimeli Ma a originali nel Bologna, senso Bologna città. a Bologna, vicino alla stazione. Porca, sono esploso in mille. E questo è Kika che mi ha mandato gli accidenti. Sto esplodendo continuamente praticamente. Si chiama Ultimo Avamposto il negozio. Ah sì, l'avevo già sentito, Ultimo sì. Avamposto Sì. e ha questo bellissimo museo al di sotto, Sì, insomma. no, sì. Ho già visto la pubblicità su pubblicità, perché pubblicità foto su Instagram di qualche tizio che ci è passato. Ah, tra l'altro ho le foto, poi te le mando, perché ho ancora delle foto nel cellulare che ho fatto. Bellissimo, veramente. Io sono entrato lì dentro, c'era un po' tutto lo scenario, ma poi dopo ci sono i vestiti, gli abiti, le divise Divise. del primo film di The Movie. Ma ho messo troppo corto, bisogna che metta un po' più. Perché tu mi volevi vedere ballare, giusto, Marco? È il tuo sogno, Anche vero? direi, È insomma, il tuo direi. sogno, sì. Dai. Dice, mettile su Instagram, please. Metterò anche su Instagram, metterò anche su Instagram. Tanto salutiamo anche Ved, ecco, qui ragazzi vi capite, perché qui ragazzi adesso abbiamo due Emiliani, intanto Michele Fornasini è il nuovo follower, visto che senti la musica, questa la conosci, eh? Questa è di Star Wars, bellissima. Buonasera Michele, ben arrivato, è il nuovo follower di Back to the Beat.
Aspetta che c'è la musica imperiale, carissimo Marco, insomma La che marcia. annuncia la marcia imperiale che annuncia appunto, ecco, ci mettiamo anche Star Wars perché ragazzi non stiamo parlando veramente del massimo. Ora, qui ragazzi io sono circondato da emiliani. Abbiamo Marco Bergomi, Emiliano, abbiamo No, Kickoff, io no? sono lodigiano, Lodigiano, scusa, non volevo lombardo. offendere, non ci offendere. No, Lodigiano, offendere no, no, esagerato, scusami, no. scusa, vedi come tra, eh? E abbiamo Kickoff Emiliano, ma è simpatico. Abbiamo Ved, che è Emilianone, anche lui è Emilianone. Emilianone, anche lui è simpatico, che ha un suo canale. Anzi, beh, ragazzi, vi faccio lo sciottino, tanto che sono qui, perché non so fare un cazzo, però vediamo se riesco a farvi lo sciottino. Allora, vediamo lo sciottino. Andate a iscrivervi al canale di Michele Fornasini, se riesco a copiarlo, perché come si fa a fare gli sciottini veloci? Ci vuole. Ah, che cacchio. Vabbè, io sono già iscritto, quindi lo faccio presto. E qui come si fa? Vediamo. Copia, no? E che cacchio. Allora, adesso ci provo, ci provo. Allora, così so. Michele. Perché bisogna scrivere tutto a mano? La tecnologia è bisogna scrivere tutto a mano. Fornasini. Ok, vediamo se funziona. Se l'ho messo, l'ho messo. Ecco, funziona. Oh, Giochi su questo. rotaie. Famosissima Sega per. Ecco, è il canale, insomma, e poi vediamo anche ovviamente il nostro mitico Ved che ha un nome cortissimo, Video Game Ending Database. Lui praticamente finisce, Marco, tutti i giochi, finisce tutti i giochi, poi dopo li pubblica, finisce, non so, io non ho ancora visto finire uno, però è bravo. Insomma, io e lui Potrebbe. abbiamo una grande diatriba tra la piadina e con lo squacquerone e la piadina con la salsiccia e lui non sa scegliere quale. Vabbè, ma stiamo parlando proprio di piadina piadina o di qualcos'altro? No, no, piadina, perché purtroppo adesso lì in Emilia non è che abbiano un granché, non fanno tutte le cose buone che facciamo noi qui. Infatti, database, Perché io stiamo alimentando ho dei scritto male. flame. Video game endings. Ah, ci ho messo la S, porca Niente paletta. S, ending database. Video game. Mamma mia, com'è difficile. A parte che tu lo sai che io sono diventato un vecchio, le mie condizioni Beh, sono veramente precarie. insomma, non sei il solo. Endings database. No, niente S, ending. Però c'è scritto endings con Ah sì? GS, sì, GS data, infatti prima non l'ho messo, ho sbagliato. Ah, è vero, Data, è vero. database. Ok, stavolta se non funziona mi taglio un marone. Ah, invece Parlami di funziona questi non stavolta. sono da leggere. Mela, mela, banana, caffè. Questo non ho capito. Ecco, ma no, ma vedi, fra l'altro anche lui c'ha una voce fantastica, pur essendo emiliano, comunque dai. Vedi, abbiamo io e lui un po' di cadenze simili, solo che io la esce molto spinta, mentre vede una esce un po' diversa. Io ho la esce squacquerone, lui c'ha la Esce esce a porchetta. Allora, bene, tanto c'è anche Flavio, insomma, che ho salutato prima, Flavio, che si occupa di Fightcade Italia. Flavio si occupa di Fightcade. Tu conosci il Fightcade? No. No. Insomma, Fightcade è penso tipo. Cos'è Flavio? Spiegaci cos'è Fightcade. Me l'ha detto un migliaio di volte che ha detto che mi aspetta. Poi io non ho capito se mi aspetta che è una cosa, una minaccia. O dice mi aspetta fuori. Esatto, Ti crivella di punto. non lo so. Tanto salutiamo anche Fiubit è uno streamer, quindi ne facciamo anche per Fiubit Buonasera a uno tutti. sciottino. Buonasera, Fiubit. Andate a vedere tutti questi ragazzi che streamano, perché veramente chi porta il retro game è il campione del mondo, è il campione del mondo. Oltretutto, ragazzi, che voi siete arrivati adesso, questa sera è una puntata che è messa un po' come quattro chiacchiere.
Perché stasera comincia questa prima puntata di una serie dove verranno invitate persone che si occupano, insomma, di canali, pagine di retro game. Il protagonista di questa sera è appunto Marco Bergomi, che gestisce Commodore VIC20 Italia su Facebook, che adesso io ve lo copio qui Ecco, perfetto, vi copio il link così potete andare a seguire la pagina dove troverete tanti giochini e tante cose, insomma, riferite al Commodore VIC20 che non so se VED ha comprato, perché VED ha comprato un Commodore 64 e ha già fatto tanto, e non l'ha comprato senza dataset, che è una vergogna, cioè non puoi non avere il dataset. Insomma, si è partito già dal floppy, era già un passo troppo Sì, avanti. lì hai fatto un flop più che un floppy, via. Bisogna subito avere il dataset perché la bellezza, il gusto di caricarti una bella cassettina è inappagabile, è inappagabile. E dice Fubit che vede al braccino corto, quindi io non lo so, è emiliano o è genovese, che non ho capito, via. Ebbene, bene, 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 dai. Allora, abbiamo visto tutti questi giochi, veramente una bellezza eccezionale. Io non so, Marco, tu hai qualcosa da aggiungere, magari di particolare? Ma Qualche guarda, io come te aneddoto, avevo. insomma, qualche aneddoto. Sinceramente, con i suoi due piedi non te lo so, non saprei dire, però non sono tanto improntato sui videogiochi. Io sono più sulla programmazione. Questo non è, secondo me, il momento, visto l'ora anche, di parlarne. Abbiamo visto delle perle, secondo me, sia del passato, più recenti che del passato, questa sera, però insomma, hai fatto vedere Xenon 2, Xeno 2. Che merita, Bellissimo, bellissimo, sì. effettivamente, insomma, sono giochini fatti bene anche all'epoca. Ci sarebbe tanto da dire attorno al VIC20 come programmazione e cosa puoi fare, però, insomma, forse è meglio dedicargli un'altra serata, diciamo così, per parlare di queste cose qua. Sul VIC20 come aneddoto non saprei sinceramente cosa dirti così su due piedi. Hai qualche argomento che ti interessa o... Sì, no, ma diciamo, la parte che a me piace, insomma, per curiosità è un po' capire, insomma, tutto quello che sta anche dietro una pagina su Facebook, perché poi noi siamo abituati adesso, come adesso, a tante banalità, ecco, a tante ripetitività, e invece qui ci troviamo davanti a cose, diciamo, molto originali, uno, e che sono nate, diciamo, con una passione fortissima, e queste qui e questo, diciamo, è un punto di forza. Però appunto è capire, insomma, cosa ci sta dietro queste pagine, cioè l'impegno di voi, del gruppo. Vabbè, personalmente è la voglia di innanzitutto di sperimentare, quindi programmare, sperimentare per usare la macchina in maniera attiva e non passiva, cioè il videogioco. E poi cercare di stimolare altri a fare la stessa cosa, cioè non vedere soltanto la macchina proprio come la classica console da gioco, ma effettivamente qualcosa con cui puoi farci studiare, imparare, simulare qualcosa, certo. Non è che ci puoi fare chissà che cosa, perché sono macchinine che hanno i loro limiti, però insomma, i limiti sono fatti per essere superati, come dicevamo prima. Io mi do da fare per fare un post tutti i giorni, cercando argomenti nuovi, interessanti, rubriche da portare avanti. Enzo invece più sui giochi. Poi abbiamo altri personaggi che ruotano attorno al sito, che sono Federico Biondi, che ci dà una mano per la moderazione, Luca Angeli, che è un esperto del gruppo, insomma, lì veramente in gamba come programmatore. Poi c'è il padre fondatore, che è comunque Giuseppe Torrisi, e lui il sito l'ha creato lui, e noi lo mandiamo avanti tra cacciarra e altre menate, portando avanti un pochettino ognuno il proprio ambito, per stimolare la gente. Insomma, il VIC20 non è nato solo per gioco. C'erano tanti software anche all'epoca di produzione, e mi sembra giusto portare anche questo contributo. Ebbene sì, la passione è tanto e le pagine bisogna sempre tenerle attive, giustamente come sta dicendo Marco, non bisogna pensare poi, insomma, di essere arrivati Ah no, no, nella un maniera post più al giorno. assoluta. Un post al giorno, un post al giorno è un buon promemoria per ricordarsi, insomma, che
la passione va coltivata sempre tutti i giorni. Io allora, per finire, visto che questi ragazzi sono arrivati proprio in questo momento, voglio fargli rivedere una delle riviste preferite anche di Marco Bergomi, che andava a comprare Esatto, all'edicola come facevo io, esatto. e si tratta di Program. Questa qui è una versione proprio blisterata, nuova di zecca, ragazzi, è bellissima, guardate, è un vero capolavoro. E si tratta di Program della Sipe. Come potete vedere, ha proprio questa bellissima confezione con il polistirolo che poi dopo la Sipe abbandonerà per usare il cartoncino che a me non mi è mai piaciuto. Il polistirolo mi piace veramente tanto, perché proteggeva seriamente, seriamente le nostre belle cassettine. Qui ci sono giochi per Commodore VIC 20 e l'altro 50% è per Spectrum. Questa, Marco, sarà una delle cassettine che andremo a vedere poi prossimamente nel programma che sto facendo io con Massimo Morelli, che Certo. sono le mie blisterate della mia collezione, no? Andremo ad aprire virtualmente, ovviamente, perché non si può assolutamente, e faremo una bella live con Commodore VIC 20 e ci metteremo anche lo Spectrum, giustamente, perché fa parte del... Era quell'altra metà che tu pagavi, ma che non giocavi, insomma, E non è... che non giocavi? Andavo a casa di un mio amico a Esatto, giocarlo. esatto. E quindi magari, ecco, potrebbe essere una buona occasione, se vuoi, anche per partecipare, magari questa Certo. serata, che insomma, io ho tanta roba per Commodore, effettivamente, per quelle che ho trovato, perché ne avessi trovate le altre per VIC 20 avrei fatto la firma, anche però se ho Vabbè, trovato quello che ho ma tutto trovato, ho trovato. bene. Però questa è veramente bellissima, ragazzi, bellissima. Poi appunto erano qui gli altri giochi su cartuccia, quelli che ho fatto vedere prima, che sono questo qui, che è un gioco home babysitter, immagino che sia una cosa educativa. Poi abbiamo Sì, Super sì, sì. Smash, che è questo tennis, oppure forse lo squash, può darsi che sia Tipo breakout. tipo Tennis, breakout. questo Ah, qua, ok, sì, tipo questo qua. breakout. E poi Clown, che questo viene dal... diciamo dagli arcade, che è carino, Esatto. molto carino anche questo. Insomma, via, il Commodore VIC 20 aveva queste perle, aveva queste belle cartucce con delle confezioni bellissime, con delle cover disegnate veramente da grafici. Più di così, ragazzi, cosa si voleva, cosa si voleva. Bene, io direi che siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, Bene. adesso faremo un bel ride a un nostro amico. Io ti ringrazio tantissimo, Marco, Grazie a tutti della voi, tua ci mancherebbe, presenza. grazie Abbiamo un po' così reso protagonista questa bellissima macchina che è il Commodore VIC 20, e sicuramente la pagina che gestisci, che è importante, perché noi abbiamo bisogno di tante informazioni e vogliamo essere te. sempre Voi passate, aggiornati. c'è sempre, poi scrivete, io ci sono sempre lì, quindi Esatto. scrivete. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao e buonanotte, Ciao, ciao. ragazzi. Buonanotte, facciamo un raid, andiamo a vedere chi c'è. Vediamo se c'è Certo. qualche amico. Oddio, vediamo come mai è così poco. Beh, c'è donne? No. Vabbè, non posso. Allora. Ma come sono messo? Vediamo se trovo. Voi che siamo rimasti solo noi, non è possibile. Vediamo un po'. Ah, Alex Tiger. Allora vado ad Alex Tiger, che non so perché non mi compare qui. Vabbè, dai. Alex Tiger, anche lui giocava tantissimo col Commodore. Anche lui, come me, piace fare, diciamo, le dirette con il Real Giusto, insomma, ci sta. Hardware. E io vorrei farlo anche col VIC 20 prima o poi, solo che no, purtroppo non ho le memorie d'espansione. Questo mi... Però magari una soluzione ci può essere. Trovi di tutto, €20 su eBay ci sono. Esatto. Ora dai, facciamo questo bel ride, partiamo ragazzi, buonanotte a tutti, grazie veramente Kikoff, Buonanotte ragazzi, grazie. Red, Flavio, tutti, tutti, Michele, eccetera, eccetera. Grazie ragazzi e buonanotte.